Eccoci, eccoci qua, signore e signori, buonasera. Buonasera. Un'altra serata insieme. È la terza della settimana. Non aveva, non veramente non vi avevamo abituati a, a così tanta presenza, vero? Vero Carmelo? Vero. Eh, terza settimana mia, eh, eh? Perché poi ci sono state le due di Toni Parvisal che tra parentesi vi posso dire grazie eh, e grazie anche a nome di Toni, anche se Toni vi ha già ringraziato tantissimo perché sono andate benissimo, un successo incredibile col tappeto orientale, sia quello eh, di antica manifattura che quello eh, più recente. Tutte e due le trasmissioni veramente incredibili, inutile dire che le trasmissioni pomeridiane di Francesco Boni le avete accolte. Eh, con grandissimo entusiasmo, eh, insomma, eh, questa nuova formula di arte investimenti vi sta piacendo tanto e di questo eh, ne sono molto, molto, molto contento. Tant'è vero che abbiamo dovuto cercare anche rinforzi perché non ce la facciamo più da soli. Eh, ed è vero, eh, quindi, eh, tra parentesi, eh, Marica oggi non c'è. Grande assente, tra l'altro. Abbiamo il nostro mega direttore galattico, quello sì, che è Diego, eh, che è al centralino con noi. Buonasera, buonasera direttore. Direttore, sei in ottima compagnia, vedo. Eh. Eh, Marica una sera libera gliela diamo, no? Eh, <ride> Se no tutte le sere Marica al lavoro. Eh no, infatti, guarda, l'ho vista ieri non ce la faceva più. <ride> non ce la faceva più. Però Diego non è solo, perché Marica è sostituita e è sostituita da Sandra che invece sebbene timida, però si fa vedere volentieri in TV. Eccola sì, Sandra. Sì, Buonasera Gabriele, buonasera a tutti. Eccoli! Quindi Sandra e Diego eh, vi accoglieranno al Centralino questa sera. Eh, vi accoglieranno al Centralino questa sera eh, per una puntata veramente speciale. Abbiamo una quantità di opere incredibile. Eh, e vi spiego tutto. Voi sapete che stiamo cambiando sede, eh, Carmelo, è l'ultima settimana, spero. Intanto, saluto anche Raffaella in regia. Ci sono i pavimenti che ci stato un po' fermato. Ok, è l'ultima settimana, sì. insomma, 7, 8 giorni, 10 e saremo nella nuova sede. Allora, voi sapete eh, che movimentare eh, le opere d'arte è una cosa assai particolare, è già difficile fare un trasloco a prescindere. vi sarà capitato a tutti voi: e porta i divani, eh, i tavoli. Però pensate quanto è difficile se aggiungi oltre il normale arredamento di tutti i giorni anche. Tutti i marchingegni televisivi, telecamere, regie, luci, cose, storie, con la sicurezza poi che di là devi essere altrettanto eh, tarato, perché sennò no succede il paratrack. In più devi movimentare qualcosa come 3400 opere d'arte oltre che eh, non so quanti gioielli le chiederemo a Elisa, so che di tappeti al momento ne abbiamo 300-400, insomma eh, c'è veramente da movimentare tanta, tanta, tanta merce. Per questo motivo eh, vogliamo darvi una opportunità. Vi spiego, è chiaro che non è solamente una questione meramente logistica, non è oddio devo spostare il quadro, è difficile, ma... Ovviamente, spostare il quadro non è come spostare eh, un divano, ha eh, un costo maggiore perché ci sono costi di assicurazione. I trasporti non possono essere trasporti semplici, sono dei trasporti particolari, eh, con dei mezzi appositi: I imballaggi in, eh, in, tutti imballaggi appositi, insomma. Movimentare tantissime opere d'arte è complicato, è evidente che sia così, tant'è vero che quando ci sono le grandissime mostre istituzionali eh, ci sono sempre grandi assicurazioni, grandi spese, no? è normale. Per questo motivo uh, noi uh, stiamo cercando di uh, arrivare nella sede nuova con meno opere possibili. È chiaro che eh, dubitiamo in uh, 8-10 giorni di vendere 3200 opere. Qua mh, sarebbe bello, sarebbe bello, ma non credo che ce la faremo. Ciò nonostante, uh, vorremmo arrivare il più leggeri possibile. Quindi abbiamo scelto, o meglio, abbiamo sacrificato una batteria di opere, alcune di loro anche di dimensioni grandi per il motivo che vi ho appena detto. No, è chiaro che sono uh, quelle che eh, sono anche più complicati da spostare. Accanto a loro abbiamo aggiunto anche altre opere per far contente le tasche di tutti, ma il bello è questo qui. Raffa, sei pronta? Sì. Pronti? Partenza via. Scrivi. Oh! Ritorna una formula che in dicembre ha avuto un successo enorme e tra l'altro eh, a dicembre eh, era stata proposta proprio per questo motivo, perché oggettivamente abbiamo necessità assoluta di arrivare eh, nell'altra sede il più leggeri possibile. Quindi questa sera avete a disposizione 25 opere, uh, 25 opere di ogni genere, ogni tipo, uh, dal Franco Angeli degli anni 60 a uh, uh, emblema degli anni 60, emblema più recenti, Schifano, uh, c'è veramente di tutto e di più. Uh, Giosetta Fioroni, la vedete alle mie spalle, Giosetta Fioroni. Uh, quindi è anche quella del 60. Quindi, eh, questa sera vi daremo l'opportunità eh, di eh, portare a casa vostra, e sapete benissimo come funziona la, tele, la telefonata assolutamente senza impegno, ma anche la visione dell'opera a casa assolutamente senza impegno. Quindi, eh, c'è un'opera che ti interessa, c'è un'opera che ti piace, c'è un'opera eh, che magari da tempo avevi adocchiato, però hai sempre pensato... Mm, non me la posso eh, magari permettere oppure con grande difficoltà. Beh, questa può essere la serata veramente giusta perché i prezzi li fai tu. Poi è evidente, è chiaro, è lampante, è cristallino, eh, se fai un prezzo che non è ragionevole eh, non verrà accettato. Ma se stai nei limiti della decenza, anzi ti posso dire... Andiamo anche, scaviamo un po' sotto, andiamo anche un po' indecenti, devo dire. Neanche devi stare nei limiti della decenza, ecco, devi stare nei limiti dell'indecenza. Eh, proprio a un passo fra decenza e indecenza. Borderline, ok? Eh, e avrai la possibilità di fare delle, eh, eh, veramente degli affari incredibili. <ride> Mambor, eh, Marchegiani, Mario Schifano. Attenzione! questa trasmissione non avrà repliche, eh, queste opere che, eh, tra virgolette, sopravviveranno a questa serata, ovvero non verranno confermate, le rivedrete in uh, sede nuova al prezzo di prima. Eh, e non mi venite a dire, ah ma prima uh, avevi fatto quella offerta, vero? Ma se poi ho dovuto portare le opere in sede nuova ho dovuto uh, pagare eh, no? uh, questi eh, servizi particolarissimi appunto perché comunque vi ripeto imballaggi particolari, assicurazioni eccetera quindi eh, mai e poi mai eh, potrò permettermi di venirti incontro come invece posso fare questa sera. Quindi uh, telefonateci, scriveteci, avete Whatsapp, avete il nostro com'è il nostro telefono? 4, 4, 4, 4, tanti 4, ma non ho imparato la memoria perché siamo per cambiarlo. Eh. Esatto. Eh, con la nuova sede quindi però è molto facile questo mi spiace perderlo lo terremo per un, pochettino, per un pochettino, pochettino dai allora dato che è una trasmissione speciale avete già iniziato a vedere quante opere ci sono io sto eh, camminando apposta eh, facciamo così le vediamo tutte le vediamo direttamente tutte quante ok eh, le vediamo direttamente tutte e poi eh, Interverrete voi, ci direte voi cosa uh, volete fare, quale sorte volete dare a queste opere. Allora partiamo con l'opera al numero uno. È un'opera di Paola Romano. Non è un'opera semplice di Paola Romano. Non è un'opera che si è abituato a vedere tutti i giorni di Paola Romano. Paola Romano la conoscete benissimo, è un'artista eh, romana eh, che eh, ormai. Sta veramente spopolando e devo dire non solamente in Italia ma anche all'estero. Io mi ricordo quella grande mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale, è eh, veramente epica cura di Duccio Trombadori. Ma comunque eh, poi ci sono state tutte le grandi eh, mostre anche all'estero, in Russia addirittura. Insomma, ha girato veramente tutto quanto il mondo. Le sue opere costano sempre di più, lo sapete. Siete abituati per lo più a valutare le sue lune, invece. Questa è una delle opere tra le più prestigiose in assoluto e sono i mitici affreschi. È un affresco 150% e sto parlando solamente della tela, perché poi la cornice: che attenzione, non è una cornice messa da noi ma è una cornice scelta e montata appositamente dall'artista. Ed è chiaro uh, che boh, uh, con la cornice uh, ci sono altri 60 centimetri circa, uh, no? Uh, è un'opera maestosa veramente. Noi, Diego, di solito un'opera così a quanto la proponiamo? Siamo tra i 5-6 mila euro. Il prezzo fallo tu. Il prezzo fallo tu. Chiama, parla con Diego, parla con Sandra, puoi scegliere una cosa, mi raccomando, fate i bravi, è la sua prima sera, se, se avete voglia di... chiedete di Diego. Per i prezzi Sandra, per gli insulti Diego, facciamo così, va bene? <ride> ok, no, il 99% del pubblico di arte e investimenti è di grandi signori, ma tu hai già lavorato in televisione, sai che un 1% c'è sempre. 2% <ride> no, non ci, non ci sono, non ci sono dei, delle persone maleducate o brava, non, non ci, ci sono. sono. Non ci sono così soprattutto di, di venerdì sera, di sabato sera assolutamente <ride> non, ci, non sono. ci sono molto <ride> bene. Allora, amici, Partiamo dall'opera numero uno, l'avete vista? Non so se l'avete già vista nei dettagli, non ho guardato il mio monitor. Con scheda e dettagli, guardiamola bene eh, perché è un'opera splendida, splendida e splendida davvero. È un'opera che oggi avete l'opportunità di prendere alla cifra che mi direte voi. Adesso, non mi dite 100 euro, non mi dite 1000 euro, ma... Uh, noi la vendiamo sempre Al listino, ce l'abbiamo a 5.000 euro. Uh, qualcuno. Ah, si trova a 7,5 facilmente da altre Stavo dicendo se proprio se questo. Il prezzo li mettiamo noi, faccio sbagliato del prezzo. Il eh. dimentico <ride> il prezzo dei gatti. Diego, tu ti dimentichi i prezzi degli altri, sì, lo so. Però vabbè, eh, tu giustamente sei cresciuto nella Bambagia. Perché sei cresciuto in questa azienda eh, che già di base ha dei prezzi estremamente competitivi. Eh, e poi è vero, Diego ha ragione: eh, 5.000 euro nel listino nostro. Se tu vai fuori, non, è inutile, tanto sapete chi tratta Paola Romano. Adesso non è che eh, è il segreto di Pulcinella. Insomma. 5.000 euro sarebbe già ridicolo, e eh, io ti dico addirittura, abbassalo tu il prezzo, sceglilo tu, fai quel che vuoi entro i limiti della decenza. Guardate che sorpresa al numero 2. Non credevate di trovare un'opera del genere qui dentro, vero? Ve lo, ve lo dico, ve lo ripeto, qui non stiamo facendo, questa non è una trasmissione di sconti, quindi eh, non mi chiamate e dite, ah, ma hai messo Emblema in sconto, hai messo Paola Romano in sconto, cioè Mambore in sconto, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, se sconto eh, vuoi considerarlo. Noi semplicemente vi stiamo dando l'opportunità eh, di fare dei grandissimi affari, grandissimi affari, complice il fatto eh, che vogliamo arrivare nella nostra nuova sede il più leggeri possibile. Sì. È un'opera maestosa ed è un'opera, Carmelo, con il pizzicotto. Sono le più uh, pregiate in assoluto, vero? Attenzione, ve lo dico, ma come dicevamo con Sandra Pocanzi, eh, il pubblico di arte e investimenti è un pubblico di un certo tipo, io lo so, uh, ovviamente non si parla qui di permute al 100%, di permute al 200%, no. Ma qua il prezzo te lo fate, ve lo fate direttamente, senza, eh, senza mille altri arzigogoli, senza altre. No, scegli tu il prezzo. Io questo te lo dico, è chiaro, è un'opera 150 per 130 ed è un'opera eh, un che, ditemi voi, 14-15 mila euro mi sembrano pacifici, vero? Dico, probabilmente qualcuno gli dà 18, qualcuno gli dà 14... Ma tanto io non vi chiedo né 18 né 15 né 14, il prezzo fatelo voi, ok? Sceglietelo voi, ovviamente, scusate se sarò pedante, ma voglio prevenire alcune telefonate eh, un po' così. <ride> ecco, entro i limiti della licenza, e attenzione, questa è un'opera degli anni 2000, più precisamente nella scheda, eh, beh, c'ho qui la eh, del 2004. Del 2004 del 2004, ne vuoi una degli anni 60? e voilà! E voilà, amici, 1962, anche lui è Salvatore Emblema, poi eh, parleremo di Salvatore Emblema, eh, andremo a capire la sua poetica, la sua bellezza. Intanto vi voglio far vedere velocemente tutte quante le opere. Questa è un'opera degli anni. 60. non perdetele le opere poi al numero 4 vi posso dire questa è la serata giusta non per fare un pandan ma per fare un trittico di Salvatore Emblema riesci a fare il trittico? c'è un grandangolo grande c'è un grandangolo grande fallo vedere eccolo qua Guardate che meraviglia anche questa. È un 150-130 anche questa. Ah, tra parentesi, pardon. Così, passant. La numero 2 e la numero 4 sono due opere pure pubblicate. Ovviamente vi diamo la pubblicazione in omaggio. Come se non bastasse. Ok? Sì, pubblica. sì, certo, quelle pubblicate, così, assolutamente. E in mezzo ne mettiamo una del 62. Il prezzo? 15,15 15, secondo me uh, delle opere recenti, del 62 è piccina, uh, possiamo far 13, 13,5, siamo a parlare del 1962 di Salvatore Emblema, quando ancora la tessitura non era stata inventata, pensate. Eh, insomma, è un'opera uh, storica davvero importante. Fate voi il prezzo entro i limiti della decenza. Andiamo ancora indietro, avanti. Ne avevamo avuto un altro. Sì, sì, esatto. Uno più bello dell'altro, Carmelo. Ne avevamo avuto un altro qualche tempo fa. Ed è eh, un'opera di Mimmo Germanà splendida. Attenzione quando si parla di Mimmo Germanà: ha tutta la documentazione a posto, eh, a buon intenitor, in poche parole. È un'opera del 90 è un 80%, archivio di Mimmo Germanà. È, è un'opera eh, veramente interessante. Accanto, o meglio, sotto, eh, l'opera di Perilli. È un'opera eh, del eh, 2009, quindi non proprio delle ultimissime, ok? Ed è un'opera eh, davvero interessante di Achille Perilli. Eh, questa è un'opera, quella di Perilli da 4.500, 4800 euro. Fate voi il prezzo è un'opera eh, del 2013. Eh, no, pardon, è un'opera del 2009. 2003. 2003, è del 2003. E allora qua 2013 catalogo generale che cos'è? Forse quando è stata archiviata, può essere? Diretto, dimmelo te. Comunque, è del 2003? È dell'anno 2003. Ok, è del 2003, ed è pubblicata sul catalogo generale, c'era uno di più. Perfetto, perfetto, perfetto. Pure pubblicata sul catalogo generale. La numero 6 alla vostra attenzione. Il prezzo fatelo voi. Ma tutti mettono le opere così? No? Sì, sì, tutti sì, sì. mettono, guarda, non, non, farmi, non farmi, farmi dire nomi, Carmelo, no, non farmi. Eh, non eh, però mi piacerebbe dire, ah beh, in questi casi si mettono le opere di Tizio Caio Sempronio, no? Qui abbiamo gli emblema storici, abbiamo il Perilli, il Germanà. Pubblicare. Poi in questo periodo, pure pubblicati, poi in questo periodo tutti chiedono cosa? Tutti chiedono le opere di Giuseppa Fioroni. Tutti, eh. tutti. Giustamente, perché c'è un boom su, su Giusetta Fioroni incredibile. E guardate qua che cosa ho. Non solo un'opera recente, ma anche un'opera storica. Ne ho sacrificata solo una della nostra collezione di opere di Giusetta Fioroni del 1968-69. Una. Ma è un gioiello. Una piccola opera del 1969. Ora, so che nei giorni scorsi molti di voi hanno chiamato, vero Die? Sì. Tanti, avete chiesto il prezzo, noi quanto chiedevamo? 5.500. Cinque sì, 5.500 cinque euro è il prezzo uh, che è assolutamente normale per questo genere di opere, vero? È assolutamente normale per questo genere di opere. Amici, il prezzo, fatelo voi, fatelo voi, sono qua, fatelo voi. E poi al numero 7. Eh, L'opera più, più recente è un'opera del 2006. È un'opera del 2006, sempre di Giosetta Fioroni. Questa, uh, Carmelo, dato che c'è la scheda su, un po' di sbieco. Ok? Un pochettino di sbieco, per favore, eh, in modo da, da vedere tutto il rilievo. Il rilievo ok? perché se no non si nota eccolo qua eccolo qua è un'opera del 2006 si intitola Rerospo ed è un'opera preziosa 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 è meravigliosa questa opera è meravigliosa anche qui il prezzo fatelo voi uh, questa è un'opera serenamente da 6500 euro fate voi il prezzo fatelo voi fatelo voi fatelo voi e poi Raffa, dimmi, Sì, animando, eh. sì. Eh, Raffa, mi aiuti tu con la scheda numero 25? 25, Yes, 25. E invece, pensa, Carmelo è più veloce delle no, schede. <ride> L'esperienza conta, eccola qua, eccola qua. <ride> Questa. È un'opera... Andiamo in diretta? Sì. Un, due, tre, via. Eccola qua. Allora, questa è un'opera eh, datata eh, anni 80, ma siamo veramente verso la fine degli anni 80. Eh, 88-89, eh, ok? Sono gli anni in cui... Assolutamente fine anni 80 uh, sono gli anni eh, in cui Renato Mambor si cimenta eh, in una eh, veramente in un soggetto che non gli è proprio perché è proprio di Mario Schifano. Allora, Quanti ehm... alberi della vita di Mario Schifano hai visto, Carmelo, cioè... nella tua vita? Cioè, Quanti alberi della vita di Mambrose cioè, hai mente, visto? La mente, la livello, oh. Io, non... forse lui, il primo. Tu, questo. il primo? Io, no, mente, no. No. no, devo dirti la verità, il primo, no, ma ne ho visti no, vedi, pff, tre. Ma no, no, guarda, che a 5 non ci arrivo, a 5 non ci arrivo. Eh, questa è un'operetta piccola, ma è una delizia assoluta, non se ne vuole neanche andare via dalla parete. Confermata? Complimenti, complimenti, complimenti davvero. È, è la migliore opportunità possibile eh, per eh, mettervi in collezione un'opera di Renato Mambor su tela, eppure eh, datata. Vedete? Guardate qua. Adesso vi faccio vedere una cosa. Io insisto che siamo più negli anni 90 che negli anni 80. Qui c'è una data, guardate. guardate. Non so se ci riesci. Vedete che c'è scritto 1990. Eh, eh, io lo sapevo, comunque siamo 89, 90, siamo proprio lì. Complimenti, 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 complimenti uh, per l'opera di Renato Mambo. Senti, ma tu hai notato il numero 9? Cosa c'è? Quello ci vuole il finanziamento. <ride> cioè per si, si può fare, eh, quello ci vuole il finanziamento, dobbiamo vedere più che altro in la finanziaria. Se lo fa passare, e quello è il discorso. Eh, quello, 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 Sandra, quello si può, nel caso, dando un anticipo, dilazionando qualcosa. Come va? Eh, qualcosa, bene, bene. <ride> <facciamo una cosa. ride> Come va? No, non ancora. Stavo ascoltando le, le trattative. Beh, interessante, interessante. Anch io, anch io. Poi è bello ascoltare Diego che parla con voi, però devo dire che molte sono... è giusto, è normale che sia così, alcune sono... è anche giusto provarci io pure ci proverei, quello è chiaro, eh, oh, è normale, però è chiaro che eh, noi qualche miracoletto lo facciamo, ma le cose impossibili, dai, eh, no. Beh, una cosa impossibile c'è. Ed è alle mie spalle, però. Questa è un'opera di Gastone Biggi eh, di uno dei cicli più importanti della storia, la New York, la mitica New York eh, della grande mostra eh, presentata eh, a New York. Io c'ero e ne sono fiero. Uh, al New Museum a New York era, io con gli anni sono scarsissimo, cosa era 2013 14, non so, comunque è pubblicata ovviamente sul uh, sul libro di New York è pubblicata sul libro di New York ed è una delle opere di New York più belle che ci siano, ora questa è un'opera diciamocelo uh, chiaro 48 46 47, 50 non ci è mai arrivata, però 47 e 48 sì. Andiamo a vedere nei dettagli. Amici, succede, succede, succede. <ride> Purtroppo, venite qua. Allora, forse qualcuno non capisce, cioè giustamente non capisce, perdona, non vorrei essere scortese, non ha compreso quella che è la filosofia di questa trasmissione. Al centralino eh, ti dicono il prezzo di listino. Dopodiché, se tu controbatti, e stai nei limiti della decenza, questo è chiaro, beh, eh, stai certo che eh, troviamo certamente eh, il quantum, troviamo certamente quello che è eh, ok? Eh, l'accordo, mi raccomando. Quindi eh, parlate con Diego, parlate con Sandra, parlate con Raffaella quando vi risponde lei e, e sapete che comunque eh, vi chiedono un prezzo e poi vi dicono questo è il nostro prezzo di listino, quello che abbiamo sempre chiesto. Lei che cosa mi dice? Tra parentesi, solamente perché c'è l'invito a uh, autoscontarvi il prezzo, perché i prezzi che già vi dicono sono bassissimi. Poi è chiaro che se ti dicono, uh, noi a Listino chiediamo 10.000 euro, vuol dire che uh, puoi anche far di meno. Perché, però ti posso dire che in molte di queste opere, già il prezzo di Listino che ti senti dire è ridicolo. Dopodiché, attenzione, se tu mi dici... E lo puoi dire ai nostri, ehm, ai nostri come li chiamiamo? Sandra? Non, centralini. no, non centralinisti. Eh. Aiuto, assistente. assistenti. Assistenti... Al, dobbiamo trovare una Ad adesso una dobbiamo vana. pensarci non potevamo pensarci prima no voglio pensarci in diretta io faccio Pensiamoci. Sempre... <ride> ecco, pensiamoci entro, per favore entro mezzanotte e mezza voglio la soluzione e ci devo pensarci io puoi chiedere anche aiuto ai tuoi amici ah. al telefono, eh? <ride> facciamo il, a, votare il pubblico perché no perché no, perché no? i nostri assistenti eh, quindi parlate con loro e trovate eh, quella che è la quadratura del cerchio: assolutamente fatelo, 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 fatelo al numero 9, la grande opera di New York. Abbiamo il libro da qualche parte: aspetta, che già l'ho trovato. No, ce ne sono rimasti, pochi eh, di New York. Non te lo perdo, te lo giuro. Però, eh, però sono <ride> giuro che non lo perdo. Ma guarda Diego. È bellissimo. È, è vero, Sandra, è bellissimo dal vivo questo qui. Più bello. Infatti, sai che cosa si deve fare, Sandra? È quello che dice, dal vivo ancora più bello, perché io adesso vedo il video, cambia un po', ma dal vivo è stupendo, il colore è stupendo. Quindi si vede a casa senza impegno. Tanto qua, quanto pagano, ti faccio una domanda difficilissima che non ci siamo preparati. Quanto paga un nostro telespettatore per vedere a casa un'opera? È totalmente gratuito. E allora? Senza nessun impegno. Esatto. Quindi guarda la casa e poi lì deciderai se comprare o no. È vero, Sandra ha perfettamente ragione. Queste sono opere, e soprattutto quella di Bigi in particolare, dove perdi tutta quella che è la matericità, la bellezza, la profondità. In televisione ovviamente eh, non potete cogliere tutte quante queste sfaccettature, ma guardatela a casa e soprattutto... Se ci guardate su Facebook, ci guardate in HD, e bene o male avete un'immagine fedele. Lassi, dai, lassi, dai. Amici, eh, questa opera non perdetela, ve lo dico col cuore. Col cuore, eh? Eh, c'hai ragione. È pubblicata qui dentro. Diego diceva, abbiamo pochi di questi libri, tanto a noi ne serve uno. Uh, quello da dare in omaggio a chi uh, metterà in collezione questa splendida opera. Niente permute, niente di niente, ma fammi il prezzo più sconvolgente del mondo. Probabilmente lo accetteremo, deve essere proprio troppo sconvolgente per non essere accettato. Ora farò una cosa che non mi riuscirà... Oh, ce l'ho fatta! Pensavo di fare la solita figuraccia che invece, guarda, equa, equa, Publi, no, pardon, è qua, eh, è qua, vedete? Pubblicato, no, patrol pubblicato, dov'è? A piena pa... c'è l'effetto specchio, <ride> esatto. Che io non capisco come fa Elisa con i gioielli, perché io una volta ho provato e tutto al contrario. Eh sì, e... Eh. Noi facevamo One, lo ricordi? One, certo mi ricordo One, che l'hanno rubato, l'hanno rapito One. Noi facevamo One, eh. eh. Sotto il tavolo, eh. non so se ci sono bambini. Eh, Gabriele scusa: 24 ha confermato. No come no? Vabbè, no. <ride> no, vabbè, spero che vada a casa di un caro amico, perché gli voglio veramente bene sì, a quest'opera. Gli sì. voglio veramente bene a quest'opera. Sì. Non l'avevamo neanche ancora analizzata per bene. Posso sapere il nome di battesimo, non il cognome? Ennio Signor ah. signore. Enno. Da. Ok. Ennio ti faccio notare una cosa. E che cosa? Guarda qui, aspetta, grazie. Allora la grammatura di colore è ok. Non è una grammatura qualsiasi Ennio. Questa viene dalla collezione privata di Carola Pandolfo Marcheggiani che è la moglie. La moglie quindi era la, uh, della collezione privata uh, di famiglia, uh, ok? Complimenti. Sai come nascono le grammature di colore? Lo vuoi sapere? La domanda era rivolta a me? Al mondo intero. La mia risposta è ovviamente no. <ride> Marchegiani, eh, che è l'artista ovviamente, eh, un giorno... Era a casa, avevano imbiancato da poco casa. Avevano imbiancato da poco casa e a casa abbazzicava un bambino, era un loro parente, aveva 7-8 anni. No? E, lui apre la porta di una stanza e trova questo bambino che imbratta il muro. Sì. E lui dice, oh, che cavolo fai? Guarda che è quello... E eh, per favore zio, io, io sto dipingendo, mi puoi lasciare in pace? E lui, scusa. C è, c è. Allora poi arriva... La moglie, proprietaria dell'opera, entra pure lei e dice Ma no, ma che stai facendo? Arriva l'artista e dice lascialo in pace, sta creando. creando. <ride> e lui sul muro aveva creato una cosa meravigliosa che diceva guarda, più pressione do al colore col il pennarello conferma, e più cambia il colore. E queste sono le grammature di colore, ovvero il peso del colore che è sempre diverso. E infatti questo è in tonaco e muro, esattamente come era quello il muro. Complimenti, è bellissima. Posso dire una piccola cosa anch'io a ringraziare il signor Regno? Perché è stata la mia primissima telefonata e è andata a buon fine, quindi è grazie la... signor Regno. Bene, allora... Festeggiamo. Per, <ride> per adesso... Io. Tu hai il 100% delle, delle conferme come, come assistente. Al momento sì, quindi al momento sei l'assistente la, migliore che abbiamo mai avuto. una su Ma una. Mantieni questo, questo, questa percentuale. E incrociamo le dita. <ride> complimenti, complimenti, complimenti davvero. Che novità abbiamo? Cosa dite? Seconda prenotazione per i marcheggiani, il che mi fa molto piacere. Ok, mi fa molto piacere. Stavo parlando... Devo speculare di Juan. Ah, di Juan. speculare. Ce l'hai la foto di Juan, Raffa? Ah, Figurati se la trovi. Certo, io sono cresciuto con Juan, perché che succede? Juan aveva due animatrici. Juan, ripeto quello che dice Carmelo, eh, eh, scusa. scusate Carmelo eh, che è il nostro capo tecnico, ha fatto tra Sky e Mediaset 25 anni, ecco. quindi eh, ha fatto tante trasmissioni, quindi quando faceva Bim bum Bam Bam, io, eh, io e mia sorella Marisa guardavamo Bim Bam Bam tutti i giorni, figurati, mia, mia sorella era innamorata persa di Paolo Bonolis giovanissimo, eccolo Juan, che l'hanno rapito poco tempo fa, sì, sì, l'hanno rapito. Animato due, Era animato da, da due persone senso, a turno, ovviamente. La parte occhi e bocca e l'altra la parte filo. Ah, quindi no. per proprio... poterlo fare? Sì. Avevano bisogno di un monito che si chiama speculare, cioè che tu lo vedi diritto, se no casini con Ah, ah certo, perché, perché loro facevano... Faceva, Perfetto, come lo muovo? Perché loro vedevano Juan, che ovviamente aveva la telecamera di fronte, un po' come me quando non riuscivo a farvi capire dove era il, il quadro di Bigi. Il e quindi loro avevano un monitor a specchio, fondamentalmente, che ritorcevano ancora una volta l'immagine per farla sembrare a loro dritta, perché sennò no, lui faceva le cose sono al contrario. Lo dovessi comprare anche Elisa per i gioielli. Per allora. <ride> esatto, no, Elisa se la cava bene. Se devo fare i gioielli io, come mi è capitato insieme a Francesca. Fallo, L'altra far... Pietro, grande doppiatore che no, ha ah. Amici, è strapubblicata. È strapubblicata, non ti chiedo i 48.000 euro che vale. Questa opera è stata fisicamente eh, presentata al New Museum di New York. Questa! Non Bigi è stato al New Museum e quindi compra un'opera di Bigi perché Bigi è stata. No! Questa! Questa qui, non un'opera, questa qui, che è un'opera gigantesca, importante, sarà pubblicata in una delle mostre più importanti che BG abbia mai realizzato nella sua vita, in assoluto. È un'opera di una carica incredibile. Io non ti sto dicendo uh, comprala 48.000 euro, io ti sto dicendo un'altra cosa. Chiama, chiama Sandra, uh, chiama Diego, decidete voi il prezzo e ti assicuro una cosa fra le 25, 23, che due l'avete già confermate, opere eh, che avete a disposizione questa sera, questa e quella, me lo confermi Diego, dove la la possibilità di venirvi incontro è la più grande in assoluto, vero? Assolutamente. Vero? Assolutamente sì. Quindi eh, approfittatene, avere un'opera del genere di Gastone e Bigi in casa... È l'opportunità più grande che possiate mai avere. Poi mi chiamate e mi offrite mille euro, è chiaro che non ve la posso dare, ma è un'opera di Bigi interessantissima, a quelle cifre più o meno, hai voglia se te la posso proporre. Ne ho tre, un, due e tre. Da 10, da 11 e da 12. Il serpente al numero 10. Al numero 11 invece, al numero 11 invece, eccolo qua: iron 327, e al numero 12, l'iron 335. Eh, Velocizzo un po' perché sono passati 36 minuti e ancora non avete visto neanche tutto il set, tra l'altro avete confermato le, le due opere alla fine, quindi evidentemente eh, no, non c'è neanche bisogno di, 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 di presentarle, quello è chiaro. Eh, guardate qua, al numero 13. Ma c'è una possibilità se non chiamano per questo angeli che è un angeli degli anni 60 o se non chiamano per la Fioroni degli anni 60 o hanno il televisore rotto non siamo in onda. o non siamo in onda noi e Carmelo sta facendo tutto sto circo alla fine siamo noi tre e basta <ride> o non c'è veramente spiegazione eh, perché poi non ti sto dicendo la devi comprare ti sto dicendo Guarda che razza di opere ti sto presentando. Sai che il prezzo lo fai tu? Sai che il prezzo lo fai tu? Quindi provaci al massimo. Ti sentirai dire un dolce no da Sandra, che male non fa mai. Sai quanti no Sandra ha dato nella sua vita? Tanto eh, figurati, no? Ma pensa invece se Sandra ti dirà sì. Che emozione, eh, eh. allora. Avete visto che opera? Al numero 13. È l'autoritratto di Franco Angeli. E proprio lui. È l'autoritratto di Franco Angeli con il suo cane. Siamo nel 1969. Questa è un'opera uh, che, an anche semplicemente per la datazione, uh, assolutamente sfora i 10.000 euro. Uh, questo mi sembra pacifico. Chiama. E chiedi il prezzo. Attenzione, con tutto il rispetto, e sono opere che adoro, ma non ti sto proponendo eh, l'opera di Angeli della fine degli anni Ottanta, che comunque sono opere che adoro, ma che oggettivamente hanno un altro prezzo. A me piacciono da morire, da, ma di... hanno un altro prezzo. Gabriele, eh, scusa, mi dica. ti posso interrompere? La 5 Vai. è confermata. Ah no, allora niente. <ride> La 5. 5 è confermata. La numero 5, Limo sì. Germanà, è confermato. E chi è stato? Un mio caro amico in Sicilia, wow, ah, ah davvero il tuo omonimo? <ride> ah no, 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 complimenti, complimenti, è bellissima, complimenti, è splendida, è splendida, è, sì, sì. è splendida, e complimenti davvero, è bellissima, complimenti davvero. Di che stavo parlando? È Del Franco Angeli, <ride> del Franco Angeli facciamo rivedere. Ma io non ho sentito facciamo la telefonata, avete fatto via WhatsApp. Sì, sì. Ah, facciamo vedere rivedere il Bumble, per favore. Ah, sì, quello di prima? 25. Mi ero già abituato. Aspetta, aspetta. Allora ho capito uh, per intenderci, Diego. Ripeti questo: Diego, il nostro amico mi capirà e ci capiremo solamente io e lui. Questo consideralo un service. Io e te ci siamo capiti <ride> a questo prezzo. Nel frattempo, do una mano. Di là succede qualcos'altro, quindi... Ok, è conferma... Cioè, è riconfermata ancora una volta. No, 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 Ah, pardon, 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 pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon. pardon. È l'albero della vita. Ok, questo è l'albero della vita, eh, questo è l'albero della vita di Renato Mambor. Sapete dell'amicizia fraterna fra Mambor e Schifano? Eh, sapete che eh, questi artisti eh, raramente lavoravano insieme? O meglio, frequentavano sempre gli stessi giri: il caffè Rosati, eh, frequentavano Cinecittà, eh, fre si frequentavano fra di loro, quello assolutamente sì, ma in amicizia raramente, molto raramente invece hanno avuto dei progetti condivisi e questo è uno di quelli. Complimenti, complimenti e complimenti ancora. Ritorniamo sul Franco Angeli? Ritorniamo sul Franco Angeli? Grazie mille per chiocciolare. Sì, va bene. Grazie ah, mille, Va bene, va bene, perfetto. Sandra, che hai combinato? Ho parlato con un che mi ha chiesto il prezzo, abbiamo trattato il prezzo e non mi siete trovati, hai dato un altro no. Il signore ci penserà e magari mi richiamerà. Se vuoi magari far vedere il numero 13... Ecco, ti volevo chiedere questo, parlavate del numero 13. Esattamente. Parlavate del numero sì. 13. Uh, sono contento che ci siano richieste per l'opera numero 13, la andiamo a vedere nel dettaglio. Uh, questa è opera che ha bisogno della sua scheda, del uh, Raffaella Pensaci tu. Uh, uh, sì, ecco la Raffa, scheda, dettagli. Tutto quanto, uh, questa è un'opera. Eh, tra l'altro, se andate a scorgere la firma, se ci riuscite, perché è nascosta in basso sulla destra, ma c'è la firma estesa di Franco Angeli, uh, c'è la firma estesa di Franco Angeli. e eh, L'opera è archiviata dal nuovo archivio Franco Angeli. Perché scende oggi? Sono dimag son dimagrito, che Eh, sì. Eh? No, grazie, mi fa piacere, che, così mi ricorda che sono dimagrito. Procedo così? Va bene? Perfetto. L'opera di Franco Angeli, amici miei, non perdetela. Uh, questa è l'unica opportunità per la maggior parte uh, di voi, uh, per carità, adesso non mi piace farvi conti in tasca, ma è evidente che uh, comunque uh, le opere di Franco Angeli che stanno salendo sempre di più uh, saranno un privilegio per pochi. Poi tra di voi ci sono perché vi conosco, uh, ci sono tante persone eh, che insomma uh, se c'è da spendere 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 mila euro, eh, non si tirano indietro. Ma tra di voi c'è anche tanta gente eh, che già quando dici 20, giustamente mi ci metto anch'io tra quelli, eh, tremano. È chiaro. Ed è proprio a voi che mi rivolgo, perché voi eh, avete le ultimissime possibilità di acquisire questo genere di artisti storici e con opere storiche. Poi, se tu mi dici "Ma a me basta la firma di Franco Angeli". Guarda, oggi sono stato a casa di un collezionista eccezionale che ha comprato Uh, delle opere incredibili, uh, da, uh, tra l'altro, spaziando uh, da un tabris uh, meraviglioso antico a un'opera di Modigliani. E poi, fra queste cose meravigliose, uh, c'erano opere di Luca Giordano, uh, cioè, cioè, eh, veramente eh, correggio. Insomma, uh, una collezione pazzesca. Dopodiché, aveva immersa in queste cose bellissime da museo. Una piccola opera di Andy Warhol, ma sai quali? Quelle con cioè, la banconota a 2 dollari con la uh, firma Andy Warhol. E lui stesso mi ha detto, ma sai, avevo fatto un bel po' di spese e guarda che spese, volevo Andy Warhol, al momento dovevo darmi una calmata, mi sono comprato la Voglia, perché questa comunque... <ride> L'ho pagata a quanto costa? 1000 euro? Non lo so, ma uh, ho la voglia di anymore. Me la sono comprata. Poi, appena mi uh, ricarburo un po', mi compro quello giusto. <ride> ok? Quindi, se tu vuoi comprarti l'Angeli a 1000 euro, 1500, 1800, 2000, se vuoi, te lo troviamo. Unica cosa, se te lo dobbiamo presentare in televisione, Carmelo, non so se si può fare, ma oscuriamo per un attimo il nostro logo stazione. Via, perché Arte Investimenti col cavolo non c'è proprio. Però, oh, se me lo chiedi, uh, siamo comunque sempre un'impresa commerciale, quindi eh, non è che non te lo vendo. Uh, però, oscuro il mio marchio, quello sì perché di investimento non se ne tratta per niente. Poi, se invece eh, vuoi comprare un'opera di un certo livello, se invece vuoi comprare un'opera di un certo tipo, se invece vuoi comprare l'opera degli anni 60, quelle storiche, quelle che non si trovano più da nessuna parte, o metti al portafoglio, ma hanno il portafogli spendendo i 15, i 20, i 25, se aspetti ancora un altro po' anche i 30 e 40 o approfitti di questa situazione, perché a questo prezzo, che è il prezzo al quale poi possiamo arrivare. Questa è un'opera che, che proponevamo a. S sopra i 10, comunque, okay. sopra i 10. Il prezzo fallo tu. Scegli tu il prezzo, stai nei limiti della decenza. E vedrai che questa opera eh, te la puoi portare a casa allo stesso prezzo della più brutta delle carte di Franco Angeli degli anni Ottanta. Ok? Chiama e chiedi. Poi ho, del, ho una parete... Anzi aspetta, facciamo una cosa. Scheda numero 23. Si può? Numero 23 è un'opera di Mario Schifano e non solo, è un'opera a quattro mani. È un'opera di Mario Schifano e di Franco Fontana. Ovviamente, non confondetelo con Lucio Fontana: Franco Fontana è il grande fotografo, ok? Ed è un'opera fatta a quattro mani da questi due meravigliosi artisti. La provenienza è la più prestigiosa in assoluto che si possa mai desiderare quando c'è Schifano di mezzo, ovvero la uh, famigerata galleria di Emilio Mazzoli. Ok, Modena. Voi sapete eh, che qualunque opera di Mario Schifano provenga da Emilio Mazzoli. Eh, si tratta sempre di un'opera eh, considerata autografa, autentica e di qualità. Perché? Perché Mazzoli eh, ha sempre eh, lavorato con Mario Schifano, uno dei pochi che vagamente è riuscito a domare. Schifano lo conoscete meglio di me, vagamente. Carmelo l'ha conosciuto davvero sesso, droga, rock and roll rapito dalla banda della Maiana in galera più volte eh, le ha fatte tutte con i primi guadagni ti ricordi quando si è comprato la Rolls Royce l'ha schiantata dopo 12 metri non lo so l'ha distrutta insomma, trattare con Mario Schifano era complicato tant'è vero che i grandissimi mercanti del tempo, Marconi su tutti a un certo punto rinunciarono Uh, invece Mazzoli, con un carattere forte e con un piglio giusto, uh, è sempre riuscito bene o male a domarlo e soprattutto a non fargli fare le opere in serie. Lo faceva lavorare veramente e veramente bene. Quindi si sa, è risaputo. Le opere di Mario Schifano che provengono dalla collezione Mazzoli sono le più rare e le più prestigiose in assoluto, in più eh, ovviamente questa è archiviata eh, da, beh quando hai eh, l'etichetta di Mazzoli, eh, insomma puoi fare quello che ti pare, eh, te l'archiviano eh, tutti, anche l'archivio di un altro artista te l'archivia se vuoi. È sotto sopra? Sì è sotto sopra. Hanno messo l'etichetta sottosopra tanti anni fa, perché questa è opera di che anno, Sì, siamo negli anni 60, sì, anni 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 60. 60. 79. 79. Posso dirti la 30? Vai! Hanno rimontato tutta la io Può essere che hanno rimontato semplicemente 1978, grazie, vedi? vedi? Eccola qua, vi posso dire. Scusa, ritorna, ritorna, indugia un attimo, perché voi, molti di voi, che archivio ha, che archivio non ha, che provenienza ha, che provenienza non ha? Molti di voi lo sanno, chi non lo sapesse, quando vedete questa etichetta. È la cosa più prestigiosa che si possa avere di Mario Schifano, altro che archivio, mica archivio, cose. Questa è archiviata, eh, ovviamente. Ma ti posso dire, vale cento volte di più questa etichetta che l'archivio che l'accompagna. L'archivio c'è perché c'è questa etichetta, d'altronde. cioè. <ride> non cioè. Eh, capiamoci. Poi l'archivio, 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 l'archivio e via. Allora, amici, questa è un'opera che vi, propone, vi proponevamo a sai che non lo so ma Diego mi sa che ha il telefono 3, e dobbiamo pure abbassare <ride> facciamo come fanno le altre televisioni facciamo come fanno le altre televisioni allora 20.000 euro con sconto 50% andiamo a 10.000 euro cosa hai detto Carmelo? sconto dell'altro 50% andiamo a 5.000 euro da 5.000 euro fate il prezzo voi Ok, <ride> facciamo come fanno loro okay. e via, che tristezza, mamma mia, ma soprattutto per voi, <ride> insomma, voi siete di un certo tipo e meno male, ecco, è un'opera da non perdere, da non perdere, da non perdere, davvero, eh, consideratela, consideratela quest'opera e poi vi porto in un mondo magico, alla faccia di chi possa pensare, sai quando c'è... Una qualsiasi, non mi piace chiamarla promozione, ma un qualsiasi evento, no? C'è sempre puzza di fregatura, c'è sempre qualità bassa. Guardate che ho qua per voi. Questo è Alfredo Rapetti, come non l'avete mai visto. Questo è il libro della Biennale di Venezia. Questa è l'opera di copertina della Biennale di Venezia. Ok? Adesso ve la spiego perché sono opere atipiche. Tutte le altre, 17, 18 e 19, sono tutte pubblicate nelle primissime pagine, sempre del libro della Biennale. Ok? La numero 15 e la numero 16 sono altre due opere sì. da urlo un artista incredibile, un artista incredibile, Alfredo Rapetti. E in più, ora approfondiremo, ma in più, accanto a lui il suo maestro, che è un artista eh, che sta avendo un successo sempre più crescente, soprattutto all'estero. È uno dei grandi artisti che se vai a Londra eh, lo paghi cifre pazzesche. Se vai in Italia... Forse i conosco addirittura più rapetti. E sto parlando di Alessandro Algarpi, al numero 14. Sandra sei mai stata a New York? No, è la mia, la mia città no. preferita, però non ci sono mai stata. E è, è della mia città preferita, è paradossale, perché non ci sono mai stata, però l'amo. Però ti piace. Eh, come a, a tanti. Se vai a New York e vai se. al Moma, che insomma se. è il museo più famoso del mondo, insieme al Louvre, trovi l'opera di Alessandro Dalgardi. Mm. Ecco. Per capirci chi è. Però lo conoscono all'estero, lo apprezzano all'estero. E, dato che noi siamo arte e investimenti... Perché andarci al New York, eh? se abbiamo qua. Esatto. Eh. E poi, facciamo un discorso matematico. Facciamolo. L'Italia, io in matematica faccio schifo, però... Uh, ci arrivo a questo discorso. L'Italia rappresenta a livello mondiale lo 0,8% del mercato. Tutti gli scambi di opere d'arte che avvengono in Italia sono lo 0,8% degli scambi di opere d'arte che, che ci sono nel mondo. Non valiamo un cavolo, non c'è niente da dire. Non valiamo niente, siamo letteralmente insieme. Ah, oh okay, che brava la faccia, c'è anche il grafico, però non ci vedo niente, ma lo ingrandisci l'età. Ah ecco, Stati Uniti sono il 37%, il Regno Unito sono il 23%. Eh, dove siamo noi? Eh, 7,1 milioni, eh, però vabbè, fidatevi che è lo 0,8. E, e poi la Cina è il 31%, lo vedete? Quindi, fondamentalmente, questo grafico che viene da Arprice eh, non è che viene da eh, chissà dove, eh, ti sta dicendo che il mercato è negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina, tutto il resto noccioline. Noi, lo scarto della nocciolina è la verità. Già vedete, la Germania è il triplo di noi, eccetera, eccetera. Ora, se tu compri artisti eh, che non hanno. Mercato se non in Italia, che possibilità di investimento avrai mai? Sei nella tua cerca dello 0,8%, che magari ti può anche far fruttare qualcosina, però dai, se tu ti compri artisti che vengono commercializzati anche all'estero, ops, ti si spalanca un mondo. Ti, ti si spalanca, mi rimetti il grafico, il 30% degli Stati Uniti, com'è che era? Grafico. grafico. Grafico, eccolo. Ah, ecco, ma senti invece che percentuali? In Italia 7,1 milioni di dollari, negli Stati Uniti 650 milioni, nel Regno Unito 410 milioni, in Cina 542 milioni. Al Gardi commercializzato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Cina, in Italia un po' meno, ma vi posso dire e chi se ne frega, dato che i numeri sono questi, no? Anzi, eh, questo ti fa capire eh, tante cose del nostro bel paese che adoro, però oggettivamente per certe cose lasciamolo perdere. Al Gardi, eh, a sua volta grande ammiratore di Anthony Tapies, è colui il quale ha portato il segno e la scrittura sulla tela e lo ha fatto a maniera tutta sua. Erano due artisti, Algardi e Arlati, che avevano questo giovanotto come eh, apprendista, come studente, che era che è Alfredo Rapetti. Ok? Questa al numero 14... È un'opera da perdere la testa, è un manoscritto, si intitola Manoscritto B è del 2005, è un'opera di un'eleganza incredibile. Mi fai una ricerca su Arprice e mi vedi quanto costa Gardi? Mi fai questo favore? Gardi, ricordiamo che abbiamo sempre parlato di prima di Koptici non che dice tutti i pezzi. Io non so niente, che cosa c'è? Ah, uh, no, è bello, no, invece no, no è bello, be eh? io, vabbè, eh, Arte Investimenti è fondata da me, però attorno ho eh, una decina di miei badanti, perché io non, non riesco, no, si vede da quello di Sandra, ma basta che me lo dici a voce, se no. È, è vero, uh, tra l'altro abbiamo una trasmissione a cura uh, di un noto giornalista. Ti prendo proprio del 22 novembre 2017, Fermo. Fermo, in silenzio. Diego, Raffaella ti ha preparato un bel microfono e Il tu lo devi soldi. usare. Allora, senza, che scorre, senza scorrere troppo eh, l'ultima giudicazione eh, so. l'ultima giudicazione del 22 novembre un'opera comunque recente del 2016 un, beh, dimensioni abbastanza grandi comunque 120 sì. per 180 okay. Aggiudicazione 44.000 euro. Più diritti? Ho compreso i diritti. Sì. diritti. Eh, qua dice prezzo aggiudicazione 44.000 Allora, allora se apri la scheda, ti dice quanto. Comunque, 44% più il 23, 24, 25% a seconda delle case d'aste. Io, in matematica, non sono bravo, ma siamo ampiamente eh, eh, sui 60 no, assolutamente 57 .200. sì. 57.200. In vero, in matematica faccio schifo: sono a 57.000 euro. Sì. Ed è un'opera recente. Ti posso dire, e sono serio? Ti do 10 secondi la confermo io. Non sto scherzando perché mi sono appena pentito di averla messa qui. Ah, fè, sì. fè, fè. Quindi ah, fè, fè. sono è una società. Ma, no, ma sono serio. Guarda, non sto scherzando e non è un giochetto televisivo e sto anche tremando perché se chiamate sono fregato. Te ne do 15, to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 chi è che vuole Buonasera. che vuole che vuole 5 sì no proposta indecente no. quanto offre 2000 euro offro, offro di più sì. offro di più io facciamo un'asta improvvisata no 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 facciamo l'asta lui dice 2000 euro, giusto? Io dico 2005, la batto io. Diaframma al massimo, al minimo, là cos'è? Ribatte a 3000? 28. Ah, faccio 28, faccio io 3000 e 2 sereno. 33. E io faccio 35. 36. <ride> io ti faccio, anzi sai che ti dico, 4000 me la prendo io 4.000 euro, mettila tra i confermati tu non c'entri niente die. è mia <ride> <ride> è mia abbiamo io cannato il prezzo peccato, che non se ne sono, cioè peccato per loro che non se ne sono accorti me la prendo io dove si mette? qua dove non me la rompono esatto e l'Algardi non c'è più, eccolo qua. Oh. Oggi ho speso come alla fiera di Bergamo, che avevamo lo stand, ma ho comprato più che avere speso. Ho comprato tutto. Eh? No, però attenzione, vabbè, ho comprato tutto col cavolo, ho speso un pochettino perché c'erano delle cosine interessanti, e le ho prese. Il signor. No, non dico il nome, anche se mi è scappato nelle scorse trasmissioni. Sai quanto ha speso? È un gallerista. Aveva lo stand vicino al nostro, ha speso 400.000 euro. <ride> da no, ah, <ride> magari da me, <ride> in giro. in giro. Amici, Alfredo Rapetti. Abbiamo a disposizione una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto opere. Tutte di formato piccino, tutte di formato piccino. Ma sono 8 opere da urlo. Attenzione! Eh, le opere di Alfredo Rapetti, voi sapete che costano. Uh, Diego, quanto mettiamo il 50-50? No, no. 2005, che già è poco. E oggettivamente, per quelle cifre, uh, tu compri cosa? Tu per 2500 euro compri le opere uh, normali, che sono bellissime, eh, per carità, ma normali qui. Ti sto proponendo le opere della Biennale di Venezia. Questo è il libro della Biennale, uh, oddio, cos'era? Il 2007, sai che non mi ricordo. 2007? C'è il mio nome, lo sapevi? Non, lo non me lo ricordavo. Per... Passa sempre, eh, l'ho detto che c'era. No. Eh, è, è vero, è vero, ho scritto anch'io qui. Eh, vado, eh, ma no, ma sai, aspetta, c'è un perché, c'è un perché. Perché non è un saggio che me lo è una, è una semplice intervista, capito? È per questo. Allora, siamo nel questo eh. qui. scritto con tutto. Sì, sono molto intelligente. <ride> non si vede per niente. Allora, è la biennale del 2007 adesso scherzi a parte, che è quella presentata da Duccio Trombadori, ok? E alla uh, biennale di Venezia per l'appunto. Uh, scusate, spesso sento dire siamo in diretta. Noi siamo sempre in diretta ormai. È finita è la cosa live, delle live. registrate. È e dov'è? C'è scritto live. Noi siamo sempre in diretta ormai. Oh. E io è. e Carmelo soprattutto, so. iniziamo ad accusarla, la cosa. Allora, amici. In omaggio a Venezia che ha ospitato Alfredo Rapetti in Miennale, Alfredo Rapetti ha creato quattro, non quattordici, quattro opere totalmente atipiche, eh, che sono proprio, se andiamo a vedere, prendiamone, ecco, forse questa, ok, che è la più colorata, ok, proprio eh, quella che è la mappa di Venezia, che si fonde... E si sposa con quella eh, di Palmira. Scusami Dica. Se ti interrompo, se andiamo sulle opere piccole di Gigi. Gentilmente, certo. Vieni, vieni, Carme Siamo... Torniamo subito su Rapetti. Assolutamente sì, 10, 11 e 12. Ma scusate, domanda al centradino. Ma ti hanno chiamato per la grande? La mia fatto un prezzato. Ma faccio quanto? Quanto ah, certo. nemmeno una tela 50x50. No, beh, quanto una tela 50x50 -50 non costa, ma quanto una tela 100x100 -100 sì, vero? Normale, mica eh, New York eccetera eccetera, anche 100x80. Eccole qua le tre operette di Gassone e Bigi. Sono deliziose tutte e tre. Eh, degli anni 2000 il serpente, eh, 2007 l'Iron e 2007 l'altro Iron. Voi sapete che gli Iron vengono dalla grande mostra di eh, Porta Venezia, alla casa del pane, Casello Ovest di Porta Venezia, Milano. La vecchia Dogana. La vecchia, vecchia Dogana, assolutamente sì. Sì, il prezzo di partenza è 1300. Fatevo il prezzo. Fate voi, fate no, voi. 500 euro. No, eh oh, non esagerate, non esagerate, non esagerate. Eh no, non esagerate. Siete nella fase di studio, state cercando di capire in dove si può arrivare. Ho capito, perché sento delle cifre. Eh, ma è giusto, ma tu non lo faresti Karma, io lo farei di corsa è normale da 10? il serpente non c'è più complimenti, complimenti, ve ne rimangono altre due andate, a vedere, valla a vedere valla a vedere le due rimaste assolutamente sì Belle, 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 belle belle, belle, belle fate voi fate voi Vai più in profondità, vai a scorgere l'iron. Eh sì, c'hanno il vetro, ma guardala a casa. Attenzione, eh. Poi dipende dalla tua capacità di trattativa, oppure ti posso dire, se non c'hai voglia, chiedi di Sandra e di... Sandra, tu che sei gentile. Dimmi direttamente il prezzo minimo che ci avete e la facciamo finita. <ride> e vi sbrigate. Se volete, fate così eh, e ci mancherebbe altro. Assolutamente sì. Diego, no, è cattivo, ma Sandra ve lo fa. Al numero 11 e al numero 12, alla vostra attenzione. È buona. Eh? È buona. Dici che è buona? Secondo me è cattivissima. È buona oggi perché è il primo giorno, va sempre così. Poi. Poi camminando con lo zoppo, bravo. Imparerai a zoppicare. <ride> esatto. Tu Francesca la conosci? Sì, vero? sì. Francesca all'inizio era una, una ragazza dolcissima, tenerina. Tale è rimasta. Ha imparato a zoppicare tanto. <ride> Già. È inutile questa solidarietà femminile. Allora, amici, solamente una, solamente una Malangeli ma il grande Biggi piacciono Fiorini. solo a me e la Giosetta Fioroni ma... facciamo una cosa prima di parlare di Rapetti eh. ma neanche che non c'è neanche bisogno che vedete anch'io un po' di musica un po' di schede fai vedere tutte le opere Raffa ok? Mm -hmm. pronti? partenza? via Customer care. Pff, no, non mi piace. No, no, Troppo. Ma assistente non mi piace neanche. È, è sempre meglio di Mister. Senza dubbio, Sandra. E Quello cioè, sì. Quello hai ragione. Quello per hai ragione. Tempo, hai ragione, se poi se si ragione. vedrà. Amici, avete visto che opere. Avete visto che opere e le state perdendo così? Attenzione perché si fosse messo in ascolto solamente adesso. Uh, queste sono opere uh, che abbiamo scelto per voi e sono opere uh, che vi stiamo proponendo al prezzo che decidete voi. Ma attenzione, non vuol dire che sono opere in sconto che quindi se, se dovranno uh, come dire, sopravvivere a questa trasmissione, ovvero non dovessero essere confermate, eh, rimarranno uh, a una condizione particolare. No, eh, noi stiamo facendo una cosa diversa, stiamo cambiando sede, eh, portare eh, le opere d'arte nella nuova sede comporta dei costi, eh, comporta costi di eh, imballaggio, assicurazioni, eh, trasporti di un certo tipo, vogliamo partire con meno opere possibile, né più e né meno. Quindi cosa facciamo? Vogliamo partire meno, op come meno opere possibili, anche perché sono spese, sono costi sì, importanti. Quindi capite bene che nel momento in cui rivedrete queste opere nella nuova sede eh, eh, avremo pagato l'assicurazione, avremo pagato il trasporto, avremo pagato l'imballaggio. Ovviamente eh, non, faremo, non saremo più, non saremo più eh, nella possibilità di farvi dei mega prezzi. Questo è chiaro. Fondamentalmente il fatto è questo: il prezzo che noi andremo a pagare di imballaggio assicurazione e trasporto. Fondamentalmente, invece che darlo all'impresa, lo leviamo da quello che è l'importo del quadro. Fondamentalmente è questo. Capito? Quindi eh, è una cosa che non potrà durare, <ride> è chiaro. Eh, e tra parentesi, questa trasmissione non ha repliche. Non ha. Repliche, ormai siamo sempre in diretta, uh, durante la settimana ci sono solo due repliche, ma di tappeti, sì, sì, no, se non sbaglio, quindi è una di gioielli, quindi con uh, i dipinti contemporanei non ci sono repliche. Potete comprare uh, l'opera di Paolo Aromano 150 per uh, 100 a una cifra ridicola, noi di solito la vendiamo a 5.000, fate voi il prezzo, fate voi il prezzo, C'è emblema, è di quelli belli, di quelli col pizzicotto. E c'è sia questa che è pubblicata, che questa che è pubblicata, e poi c'è l'opera del 1962, storica. Le due sono recenti. Avete a disposizione tre opere, una più importante della TRA. Da dove nasce la pittura di Salvatore Emblema? Salvatore Emblema eh, lavora con la detessitura. Lui lavorava, ahimè, è scomparso uh, un po' più di dieci anni fa. Con il concetto di detessitura, quindi leva, non aggiunge. Aggiunge le terre colorate del Vesuvio, ma leva eh, quella che è proprio la tela, la detesse per andare a cercare una cosa in particolare, la luce. La ricerca di Salvatore Emblema è una ricerca finalizzata a, a ritrovare la luce. Emblema ci arriva negli anni con uh, i più grandi critici che esistevano. Giulio Carlo Argan gli è stato al fianco e quando uh, Salvatore Emblema ha trovato la chiave giusta, che è quella del ritrovamento della luce tramite la detessitura, sapete chi se lo è messo in collezione? Sai chi se lo è messo in collezione? Tu lo conosci. Non credo di vista, cioè non di persona, ma di nome sì. Dimmi. Un certo Rockefeller. Eh, certo. Ha, in ha iniziato a comprarne in quantità industriale. Dopodiché, Emblema viene chiamato per dipingere un meraviglioso ritratto al Vaticano, un ritratto del Papa. Okay? E infatti Emblema è nei musei vaticani, Emblema è agli uffizi di Firenze, Salvatore Emblema lo trovate nei musei più importanti del mondo, sia in Italia che negli Stati Uniti. Oggi uh, avete la possibilità di acquisire le opere importanti di emblema anche pubblicate al prezzo che decidete voi, non vi chiedo uh, di svuotare la cantina per fare cambi. I cambietti come fa qualcun altro. No, prezzo ma basso. Che poi sappiamo bene qual è il trucco, eh, ti faccio, eh, ti presento eh, l'artista a un prezzo molto alto, eh, ti faccio le permute eh, permutandoti, valutandoti le tue opere a un prezzo bassissimo e, ed è tutto totalmente impari. Qua è tutto totalmente impari anche, ma stavolta dal lato vostro, nel senso che avete la possibilità di acquisire le opere di Salvatore Emblema al prezzo che fate voi. Chiama, scrivi se non hai voglia di chiamare, chiedi qual è il prezzo di listino, ma te lo dico io, 15.000, 15.000, eh, se non sbaglio 12, 13, qualcosa del genere per l'opera del 62. È più datata, ma è evidentemente molto più piccolina delle altre. Okay. Fallo tu. Io ti ho detto la mia. Finalmente almeno in questa trasmissione, sai che almeno quanto non mi piace, sai, quando chiamano e dicono Eh, è esagerato col prezzo! Almeno qua non può succedere, fallo tu. C'è anche scritto: fallo tu, se stai nei limiti della decenza è tuo, che sia. Sì. Che sia la numero 4, che sia la numero 3 del 1962 che sia la numero 2 che è la più particolare in assoluto perché vedete che c'è proprio oh, la beh, tensione. Si riesce a vedere ah, la tensione chiaro, va bene, va bene. creata da quello che si chiama pizzicotto. 2 eh, arriva al eh, prezzo di partenza è 15.000 euro. No, però come dicevo va bene, adesso è tutto, è tutto chiaro attraverso tutto attraverso chiaro mentre può proporvi lei il prezzo e vediamo ah. dove possiamo arrivarci tutto a posto oh, va bene. <ride> siete in due al telefono Raffa siete in, al telefono per, eh, per siete in due al telefono per emblema siete in due al telefono per emblema siete in due al telefono per emblema In tre <ride> Siete in tre al telefono. Siete in tre al telefono per emblema. Siete in tre al telefono per tre salvatore, tre salvatore emblema. Adesso è tutto chiaro. Spero che riescano a avere un confronto nei prossimi giorni. Va bene? La numero 4. Complimenti. No, no, Complimenti, è bellissima. Bravi, 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 bravi. Ah, guarda che bello, <ride> sono qui. Sono qui detessuto. Bellissima. Complimenti, complimenti e complimenti, davvero. Complimenti davvero. Mentre Diego fa le conferenze. Sandra è più veloce. Va bene. Diego è al telefono da 40 minuti. Sarà con la fidanzata. Secondo me sì. Secondo me è al telefono con la fidanzata. Noi lo vogliamo. Sì, esatto, con la scusa. <ride> con le telespettatrici lui <ride> c'ha il suo giro di telespettatrici <ride> adesso ho fatto finta di a lei eh sì certo, eh certo, vecchi trucchi. Eh, complimenti, intanto Sandra ha confermato l'altra opera di emblema, eh, cioè o meglio, un'opera di emblema, la numero 4, Ma, amici, rimane la numero 2, rimane la numero 3, rimane la numero 2, rimane la numero 3, non perdetele, chiedete il prezzo, uh, chiedete il prezzo, chiedete il prezzo, sono enormi, uh, la numero 2 è un 150-130, uh, quella che state vedendo... Adesso invece è opera del 1962, è opera del 62 e poi qui solo soletto e abbandonato, l'hai visto Carmelo, poverino, piazza pulita attorno complimenti. e complimenti, ma lui? Ma un Perilli? Il Perilli del 2003? Il prezzo lo fai tu da solo e resta qua? Yeah. <laughs> È un 50 per 50, amici. Ovviamente è pubblicato sul catalogo generale di Achille Perilli, eh, l'opera è stradocumentata, il prezzo fallo tu, solo per questa sera, non sono i soliti trucchetti, è solo per questa sera. Poi ci trasferiamo e il prezzo che pagheremo di assicurazione, eh, di imballaggio, di trasporto delle opere, eh, lo pagheremo. E quindi ovviamente eh, le opere non ve le porteremo, più proposte a questi prezzi semplicemente stiamo facendo che i prezzi di imballaggio di assicurazione di trasporto eh, invece che darlo agli spedizionieri li defalchiamo eh, da eh, quelli che sono i prezzi delle opere ma ovviamente lo facciamo questa sera poi quando ci trasferiamo eh, non lo possiamo fare più eh, questo è chiaro questo è chiaro non perdete queste opere è il Bigi. è il Bigi. questa new york Uh, avete chiamato per questa New York? Avete chiamato per questa New York? Sì, adesso ci arrivo su rapetti, assolutamente sì. Ci mancherebbe altro. Ma neanche su Facebook c'è Marica? No, l'ho vista che mi sono Bazzicava almeno su Facebook, brava, fedele. Ah, oggi si dà la bella vita non ce lo vuol dire mm. Beh, però intanto se esce però è lì già la vuoi vedi esce poverina una sera libera che c'ha però sta su facebook e segue arte investimenti no non te lo dice con chi esce mannaggia a lei amici ma cosa fa bene ma cosa fa bene la verità dice apposta per te sono d'accordo ah, vedi che l'hai informata al 9, amici, al numero 9 il Bigi. Adesso uh, scherzi a parte, quando ti ricapita una cosa del genere? No, no. È un'opera meravigliosa. È un'opera meravigliosa di uno di quegli artisti eh, che oggi è da comprare. Oggi più che mai. Perché oggi più che mai? Come va l'andamento? Adesso va di moda il Bitcoin, no? Buonasera. Eh. Tu avveduto, compri il bitcoin quando è al massimo o quando è in calo? Evidentemente quando il prezzo è il più conveniente possibile. E voi sapete, io adesso parlo del bitcoin, ma possiamo parlare di qualsiasi derivato, possiamo parlare anche delle opere d'arte, c'è cioè sempre... Una curva che va su, va giù, le nostre trasmissioni con Fulvio Pellegrini eh, ve lo spiegano molto, con Capitanio anche, no? Insomma, vi spiegano quelle che sono le onde di mercato, gli andamenti di mercato. Tu quando compri? Qui o qui? Meglio qui che compri qui, quando poi risale, è chiaro, no? Oggi. Per motivi che non mi va vale di andare ad analizzare ancora, ma li conosciamo: l'archivio, eh, le cose, le storie. L'archivio è più attento a prendersi oggettivamente i soldini de dei 200 euro dell'autentica piuttosto che eh, riportare eh, Bigi, per esempio, a New York, dove si era eh, creato un interesse incredibile quando c'è stata questa mostra. Sapete che il mercato è ciclico. Sapete che Angeli tre anni fa, quattro anni fa, lo pagavate due soldi, che la Fioroni tre anni fa, se ve la offrivo a 500 euro, mi dicevate no, lo sapete, lo sapete meglio di me. Gli artisti li dovete comprare non quando tutti li cercano, ma li dovete comprare nei momenti di flessione, se volete fare grandi affari. Oggi, qui per carità avete confermato una carta di Bigi, avete fatto bene, l'avete pagata quattro soldi, non l'avete ancora neanche pagata, in TV non si compra niente. Spero che la comprerete eh, dopo averla vista, ma la pagherete se il prezzo concordato è quello che mi ha detto Diego, niente. Qui hai la possibilità di fare strike, di prendere l'opera pazzesca. Chiama trova un punto di incontro. Non ti chiedo i 48.000 che vale, ma non te ne chiedo 45, ma proprio quel 4 davanti, levalo, ok? Diego, il 3 davanti lo possiamo levare anche? Sì. Sì, secco. Come si? Come si? No, non lo so, non lo so. <ride> oh, il direttore ha detto di sì, che leviamo anche il 3. Spero che non mi levi anche il 2, parlatene con lui, non lo so, eh. Non lo so. D adesso è distratto, c'è qualche eh, donna. Tutto, no? esatto. Tra un po' ti paga lui, Diego. Eh, eh. Amici, intervenite. È e la Fioroni. Eh, riguardiamo tutta questa parete nel dettaglio, per cortesia, perché ci sono delle possibilità eh, che perdere è davvero un delitto. Ma la Fioroni è così. Non ti chiedo i 6.000 euro! Ma il prezzo, dimmelo tu! Qui non ti chiedo 5.000 euro, è del 69 quest'opera, amici miei, è del 69, ma mi, riferisco a tutti, mi rivolgo a tutti i miei più cari amici, ai miei più cari collezionisti, eh, ma prendetele queste opere oggi, non vi ricapita più, non vi ricapita più a queste cifre a queste cifre. Noi eh, pensiamo sempre alla nostra clientela, facendo anche del, dei danni a delle ditte specializzate di trasporti e assicurazioni di opere d'arte eh, perché gli stiamo riducendo quello che sarà il loro eh, guadagno. Stiamo spostando una serie importante di opere da una sede all'altra, eh, ci, ci saranno cifre di assicurazioni L'assicurazione è quella che pesa, l'imballaggio, eh, insomma, è poca roba, il trasporto è poca roba, ma l'assicurazione pesa e pesa tanto. Noi che cosa abbiamo pensato? Prendiamo dei blocchi di opere, cerchiamo di scegliere delle opere interessanti, eh. non andiamo a prendere eh, le opere, eh, non andiamo a prendere i fondi di magazzino. Andiamo a prendere gli emblema del 62, andiamo a prendere il BGL eh, di New York, andiamo a prendere le opere della Fioroni, andiamo a prendere le opere storiche di Franco Angeli. Andiamo a prendere le opere migliori. Invece di dare i soldi a alle assicurazioni, vediamo se qualcuno eh, vuole eh, portarla a casa risparmiando una quantità di denaro pazzesca, che poi non sarebbe nient'altro che la eh, quantità di denaro che noi daremmo per movimentare l'opera. Chiaro? Al numero 7, e al numero 8 la Fioroni, al numero 9 il Biggi, 11 e 12 i Biggi più piccini e poi il Franco Angeli. Poi torneremo su Rapetti: assolutamente sì. Che succede al centralino? Le polemiche come vanno? Ma con chi fai i calcoli? Quello sta chattando veramente. Con... Qua a lavorare, a sudare. Lui no, guarda è messo così a gambe accavallate, così tranquilli, tranquilli, relax. Portiamoli una birra, non lo so. Qualcosa hai ragione? Porti giù c'è, su c'è, gliela portiamo dai. da biretta, eh? La vuoi? No, lui, fa, lui parla con i suoi clienti amici, perché devo dire che Diego, andando a casa delle persone, è stato sempre un bel rapporto e quindi lui si sente veramente eh, come se stesse chattando con un amico: stanno parlando di prezzi, cose, storie, destra, sinistra, su e giù. Eh, così è. Devo ammettere Carmelo che ogni tanto quando prendo il computer di Diego, che non ce l'ha perché Diego non ha postazione, no, no. <ride> quindi quando Diego eh, si siede nel mio computer, ah, eh, o meglio sulla mia scrivania, quindi il mio, usa la mia scrivania, io me ne accorgo perché magari lo fa quando io sono fuori e poi ogni volta apro il computer e c'è subito tutto napoli.net.it. C'è <ride> <ride> <Okay. ride> passato Diego da qua. <ride> Allora, Paola Romano, ma guardate che opera. Volete delle lune? Forse abbiamo qualcosa, eh? eh? Fate delle richieste, chiedete, 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 chiedete. Fate delle richieste, chiedete, 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 chiedete. Assolutamente sì. Eh, l'emblema, so che l'avete chiesto in molti, poi, so che l'emblema l'avete chiesto in molti. E beh, eh, che cosa fate? Che cosa fate? Pensate, 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 questo è uno di quelli particolari, eh? questo è uno di quelli giusti, questo è uno di quelli che non vedi, questo è uno che, di quelli che non vedi in giro, con la tensione, con il pizzicotto in centro, eh, con le terre del Vesuvio, con la terra detessuta, è una delle opere più importanti che ci siano di Salvatore Emblema, grande, imponente, importante. A? Eh? 15.000 euro, boh, questo è il prezzo che proponiamo noi, ma tu controbatti, tu dici quello che pensi, tu dici quello che vuoi, eh, tu, non so, proponi, proponi, chiama, scrivi, agisci, fai qualcosa. Ma davanti a un edemblema così, eh, stare fermi, inerti, è la cosa più stupida che si possa fare. Stessa cosa per l'opera del 1962 che state vedendo in questo momento, opera storica importantissima eh, di Salvatore Emblema. Ma quando mai trovi un'opera di Salvatore Emblema del 1962? Ma dimmelo tu, ma quando mai, ma dimmelo tu quando la trovi, dove la trovi e a quanto la trovi? Dimmelo tu. Piace solo a me? Non credo perché io vi sento chiamare. Avete chiamato, avete chiesto, avete sondato e poi? E poi? Non mi dite perché non me lo potete dire eh, che il prezzo che bene o male. Ho sentito delle trattative, quindi ho sentito anche che Sandra e Diego vi dicevano: beh, guardi, il prezzo a quale, al quale possiamo arrivare è questo. E non mi dite che il prezzo che avete sentito. È alto. Dai, non prendiamoci in giro su quando ti ricapita. Quando ti ricapita poi di questa qualità, di questo fascino, di quella solicità, quando ti ricapita, dimmelo tu. E poi torniamo ad Alfredo Rapetti, l'abbiamo trascurato, è invece un artista fondamentale. Ritorniamo qua, 15 e 16 le andiamo a vedere per bene? Sono due opere splendide, sono due opere 60x40, la numero 15 eh, si intitola Trinità, scusate, pardon, è un 70x50, e si intitola Trinità, e al numero 16... L'argento verticale. Alfredo Rapetti, molti di voi lo sanno, si chiama Alfredo eh, Rapetti Mogol perché è figlio di Giulio Rapetti, Mogol, quello che ha scritto tantissime canzoni con Lucio Battisti, no? E via discorrendo. No, anche Alfredo Rapetti ha scritto tantissime canzoni. Eh, con altri artisti, lui ha scritto: con. Eh, io sbaglio sempre. Chi è, di chi è il battito animale? Raff. Raff. Però l'ha scritta Alfredo Rapetti, poi tanta Laura Pausini. E insomma, lui è un paroliere come il padre. Quindi lui ha coniugato quelle che sono le sue due passioni, la pittura e le parole. E come fa? Lui scrive, adesso è dura da vedere, ma lui scrive sulla tela. Tramite un processo chiamato impuntura. Cos'è l'impuntura? Fondamentalmente lui ha una sorta di penna, considerate una penna uh, senza inchiostro uh, con la punta uh, molto, non si può dire punta appuntita. <ride> la punta è appu punto Ciao punto a presto! Sandra ci lascia! Sa Sandra scappa via! <ride> Quando ci vediamo settimana prossima con Sandra molto bene. Ciao, Resta Diego al centralino con voi adesso. Per carità. È meno grazioso. Vabbè, però, però, però piace, però piace. E che piace. Esatto. E lui tramite impuntura Alfredo Rapetti. Scrive sulla tela, ok? E attenzione: scrive delle poesie vere e proprie. Poi il lavoro che fa successivamente con i colori eh, vanno a coprire quella che è la poesia, non, non la potete andare a leggere. È un po' lo stesso gioco che fa Berlingeri, in maniera completamente diversa, eh, che crea del, degli splendidi disegni e poi li racchiude li ripiega uno dentro l'altro, ma quindi evidentemente eh, non lo potete più vedere, non lo potete più fruire, no? E anche qui, nella Trinità, vedete? Qui si nota ancora di più la scrittura continua, imperante. Amici, due opere splendide. Guarda, non ti so neanche a dire 2005, 2000, 3000, 3500, 4, boh, fallo tu il prezzo, tanto lo accettiamo. Sii sì, decente e la tua offerta verrà accettata. E attenzione! Stessa cosa per le quattro opere della Biennale di Venezia. Avete anche l'opera di copertina della biennale. Eccola qua. Avete anche l'opera di copertina della biennale. È un 50 per 50, amici miei. Sono 4 50 per 50. Ti posso dire, vi posso dire, anzi ti. Perché vuole parlare con uno di voi, perché oggettivamente il prezzo te lo fai da solo. Prendile tutte e quattro, ti porti a casa le quattro opere eh, che omaggiano Venezia durante la biennale. Sono le quattro opere, sebbene piccine nelle dimensioni, tra le più prestigiose che Alfredo Rapetti abbia mai realizzato. Dividerle. È un peccato. La bianca è in copertina. E le altre? Beh, ma sono qua, guarda. Le altre, subito dopo, scusate, prima vi ho detto Palmira, mi sbagliavo, Damasco ovviamente. Vedete? Eccole qua, sono tutte qua, nelle primissime pagine. Venezia. Vedete, qua c'è la Piazza San Marco. Sì, la numero, la numero di... e Damasco 50 50, 50, sì. sì. Alla 18. Possiamo vedere la 18 anche Certo. La 18, 19, 19, 30, 30 la 18... Però Diego, pardon. Eh, amico o amica che sia, incoraggia le quattro opere insieme sì. perché sono quattro opere che dovrebbero stare insieme. Le, okay, queste così, secondo le me le... sì, oppure ci sono anche le due stelle che non abbiamo visto, le andiamo a vedere? Assolutamente sì. Allora, adesso facciamo una panoramica allora, sì. Andiamo a vedere, anche queste la... secondo me sarebbero sì, non la da prendere in coppia. Guardate che bellezza! Sono Questo bianco di, e nero marica. con le scritte continue di un'eleganza, di un fascino. La 22 eh. e la 21. Eh, sì, A no, vostra scelta. La 22 la e la 21. La un... A vostra scelta. Del 20. Che pittore, che artista, che fascino. Che qualità Alfredo Rapetti. Ah, la 21 è grazie, grazie, grazie. La 21? 21, sì. La numero 21, complimenti, complimenti. Mm -hmm. eh, complimenti davvero, ma amici... Grazie. Buonasera. Sceglietele, sceglietele. Non vuoi neanche sapere che prezzo tu abbia fatto, veramente. <ride> no, è inutile che mi fai questa faccia. Eh. <ride> Mi, sì, no, tranquillo, un prezzo. Mo, ci ho pensato io, eh sì, amici. Il prezzo. Allora, scusa, fammi vedere quant'era di listino. Diego, sai, ti posso dire, io lo dico. Io dico quello che hai combinato perché voglio che capiscano anche i nostri amici. Tu non hai chiesto i 2000 euro, non hai chiesto i 2005, vi siete accordati per 1000 euro, vi siete accordati per 1000 euro. Ed è un... È, però Diego, vogliamo fare quelli... Del coefficiente, no, ti voglio dire questo: il 20 per 80 equivale al 50-50, sempre 100. Fa sempre 100 fa, equivale a livello di misura. No, il numero 16 è un 60-40, equivale anche quello. Quindi potenzialmente vuoi dirmi, vuoi dirmi che possono prenderli tutti a mille compresi con la copertina della Biennale di Venezia? Vabbè, 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 e sono pure timidi. E sono pure timidi. La copertina della Biennale di Venezia, con tanto di pubblicazione, ma te lo, te lo ripeto, ma te lo ripeto, ma prendili tutti e quattro. E parlo di uno, due, tre e quattro. Quelli. Anche se io sono innamorato follemente della numero 16, mm -hmm. ma è un, è un fatto di, eh, a parte, io ti dico 17, 18, 19, 20 sono le quattro opere da biennale, ma te le lasci e sfuggire, questo. fai pure tu il prezzo, ma non chiederne una. Non chiederne due. Pietro ma prendere tutte e quattro. Il prezzo lo fai tu, eh, c'hai praticamente il libro della biennale a casa tua. Ma non il libro, il libro eh, con le opere che ci sono pubblicate dentro, tra cui quella in copertina e poi quella a pagina 2, a pagina 3, dai. E non intervieni. E non intervieni. Eh? Ma che ti devo dire? Ma che ti devo dire? Poi, cosa ti compri a queste cifre? La litografia di. L'Emergente. Mi sta pure dicendo il nome, figurati. L'emergenza. Che ti compri? La litografia? Che ti compri? Il francobollino di. Boh? Ma che ti compri con la cifra che ti stanno chiedendo al centralino? O meglio, con la cifra a cui hanno chiuso al numero 21, noi gli diamo 2.000 euro l'un per l'altra che ti posso dire... No, 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 no. E dai, e dobbiamo pure dire fai una controproposta. Ma che, cosa volete da me? <ride> cosa posso fare di più? Almeno ammettete più di così, non si può fare. E managgia. E non ti sto portando delle sottoopere di sottocategoria, ti sto portando le quattro opere della Biennale di Venezia, con cui, eh, tra cui anche quella di copertina. Ah, e per quella di copertina chiedo il doppio, il triplo e il quadruplo? No. Ti regalo pure il libro, pensa a te. Sono delle mappe geografiche create da Alfredo Rapetti che uniscono Damasco. Alla città di Venezia. Vuoi il rapetti classico? Ma guarda che gioielli al numero 15 e al numero 16. Io non me l'aspettavo, ma ci sono almeno delle scritte qualcosa, scrivevano qualcosa almeno su Facebook, su, su Whatsapp. Cosa ti offrono? Che cosa sento? No, Perdute. Un, un discorso lungo, addirittura. Sì. <ride> Facciamola. Però mi serve la scaletta. Allora, amici, ripercorriamo tutte quante le opere, forza. Le vediamo tutte. Tu. Uh, no, ci pensa Diego, hai ragione. Diego, anzi, pensaci tu, dai. Ma, ma fai tu, dai. Preso, preso, che oggi ho fatto tanti chilometri. Vuoi eh. eh, anche la scaletta? Non sai tutta a memoria. Guarda, te la faccio a memoria, tieni. No, c è, c è, c è. La tua memoria Già la numero 12 dimensioni. le dimensioni non le so della numero 12 eh, vabbè, che è? No, 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 però so che è il bigi so che è l'iron di no, no, bigi che ne so la dimensione esatta no, no, eh, vabbè, no, 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 allora fai tu con tutti i tuoi mezzi via siamo pronti iniziamo con l'opera numero 1 di Paola Romano Alberi, opera del 2012 con dimensioni 100 per 150 Opera numero 2 invece l'opera di Salvatore Emblema del 2004 senza titolo, con dimensioni 150 x 130. Tecnica terra colorata su tela di Uta. Detessuta. Andiamo all'opera numero 3, opera del 1962, sempre di Salvatore Emblema, olio su tavola. Opera numero 4 invece è stata confermata. Opera con dimensioni 150x130. Opera numero 5. L'opera di Mimo Germanà è stata confermata, opera con dimensioni 80% del 1990. Opera numero 6. Achille Perilli. Sursum, opera del 2003, con dimensioni 50x50. Disponibili ancora sono le due opere di Giuseppa Fioroni, iniziamo dall'opera numero 7. Re Rospo, opera del 2006, con dimensioni 73x52. Opera numero 8 invece abbiamo Era Bella, opera del 1969, con dimensioni 29x20. Opera numero 9 invece, New York Black II, opera del 2011 di Gastone Bigi, con dimensioni 100x160. Opera numero 10, l'opera andata in conferma, Il serpente, opera del 2002, 15x11 le dimensioni. Opera numero 11 invece, iron 337, opera del 2007. Opera numero 12 invece, iron 335. Disponibile ancora l'opera di Franco Angeli, autoritratto, opera del 1969, tecnica mista su cartoncino, con dimensioni 100x70. Data in conferma anche l'opera di Alessandro Algardi, manoscritto, opera del 2005, con dimensioni 60x60, confermata in casa. Opera numero 15, invece l'opera di Alfredo Rafetti, Trinità, opera del 2008, 70x50 Tecnica Mista su tela. Opera numero 16 invece Argento Verticale, opera del 2007 60x40 le dimensioni. Disponibili sono anche le opere, tra cui la copertina del catalogo della Biennale del 2007. Tutte dal titolo Damasco e a Venezia con dimensioni 50x50. 50. Opera quindi numero 17, opera 18, 19 e opera numero 20 che è la copertina. Proseguiamo invece con l'opera numero 21 che è stata confermata, con dimensioni 20x80, confermata a 1000 euro. Disponibile ancora l'opera numero 22, bianco e nero, opera del 2008, con dimensioni 20x80. Ancora disponibile l'opera di Mario Schifano e Franco Fontana, smalto e fotografia su carta, con dimensioni 105x75. Andate in conferma invece l'opera numero 24, opera di Elio Marcheggiani, grammature di colore, opera del 1974. È anche l'opera di Renato Mambor, Albero della vita. Olio su tela, con dimensioni 20x30. E mai come questa sera. Buone affari a tutti! Nel frattempo mi sono arrivate delle richieste. Sì. E adesso le leggerai anche tu su WhatsApp. Vuoi finire la tua trasmissione? Non ho la, non la mia giacchetta. Presso la mia, tanto abbiamo la stessa misura, ci sta, ci sta. Non vuoi? No, solo a saperlo prima mi sarei preparato. E eh vabbè, dai, tanto che cambia, c'hai il maglioncino, sei elegantissimo. No, non sono elegante. No. Solo sì, perché ti non... accompagno e faccio le carrellate a posto, tu se vuoi. Eh. <ride> no, tranquillo non Sono, sono pettinato. Però Diego invece volevo fare un'altra cosa. Sì. Questo sì. Volevo aggiungere un'opera fuori set. Volevo aggiungere un'opera fuori set che possa fare compagnia al Franco Angeli. Se dobbiamo. Sì. Se dobbiamo mettere accanto un'opera. Importante a quella di Franco Angeli è un'opera che abbia una conseguenzialità. Dovremmo prendere un'opera almeno di uno dei suoi più cari amici, no? Magari Tano Festa, però non basterebbe un Tano Festa qualsiasi, perché ci vorrebbe un Tano Festa almeno degli stessi anni. ce l'abbiamo ce l'abbiamo cioè, voglio proprio vedere se ci sono perché se non reagiscono eh, a no, eh? Allora siamo, siamo a nero. Eh, se non reagiscono all'angeli eh, degli anni 60 con il prezzo che si fanno da soli voglio vedere se reagiscono allora al Tano Festa o no e attenzione ti parlo di una carta intelata degli anni Sessanta. Eccola qua. Merci beaucoup. È un'opera di Tano Festa del 1000. 1962. Del 1962. Amici, è un'opera del 62 importante. Perché è importante? Non è un'opera qualsiasi, a parte che opere qualsiasi del 62, sarebbe un controsenso. In più, è una delle mitiche opere del 1962 create durante la biennale per la Biennale del 64. Voi sapete che la Biennale del 64 è stata la biennale che ha eh, incoronato la pop art nel mondo lo sapete, è stata quella vinta da Rauschenberg e non c'era neanche Rauschenberg esposto. In, in fretta e furia eh, hanno messo qualche opera subito dopo la proclamazione eh, facendo finta che ci fossero da prima. Perché? Perché volevano incoronare dare la poparte, perché la poparte aveva fatto, aveva rivoluzionato il mondo di quegli anni. E Tano Festa nel 64 partecipa alla Biennale. Partecipa alla Biennale degli Americani e partecipa con le opere eh, che sono state realizzate tramite queste. Ovvero, queste sono le grandi prove per quelle che poi saranno le magnifiche opere del 1964. Ora, se io vi chiedessi di acquisire un'opera del 1964, vorrebbe dire il vostro portafogli non soffrirebbe minimamente al prendere e alleggerirlo di circa 800 mila euro. Un milioncino, dai, facciamo cifra tonda. Chiaro, perché tanto vale un'opera del 64 di Tano Festa della Biennale del 64, se la trovi, perché poi chi ce l'ha? Se ti dice due che gli dici no, cioè gli puoi dire no, però non mica gli puoi dire ah è cara perché ne ho vista un'altra un'altra cifra eh, oh. quando è un'opera rara quello è il prezzo, c'è cioè poco da fare, amici, queste sono le mitiche opere del 1962. Dico sono perché oltre questa ne abbiamo qualcun'altra, ma le altre sono nella nostra collezione privata. E non escono dalla nostra collezione privata. Ne sacrifichiamo una, sacrifichiamo questa, uh, non ti chiediamo i 18.000 euro, che sono un prezzo più che pacifico per una carta entelata del 1962 di Tano Festa. Proponici tu il prezzo. Proponici tu il prezzo. Proponi tu il prezzo. Fallo tu. Scegli. Decidi. Ragionaci. Fallo tu. Dai. Non mi dite che la cosa non vi stuzzica. Non mi dite che vi trovate eh, davanti a una festa del 62 o a un Franco Angeli del 69 tutti i giorni e tutti i giorni ti dicono che il prezzo lo fai tu. Dai. E dai. Per cortesia. Non è mai successo. È ma quando mai è successa una cosa del genere? Ti propongo, lontano festa degli anni 60, ti propongono angeli del 69, fammi tu una proposta, ma quando mai? Possiamo ma essere. nei musei Solari. trovi opere del genere. Nei musei trovi opere così. Decenza. Decenza, se no me la compro io come ho fatto con l'Algardi. No, eh, puoi comprare <ride> magazzino, però. Eh, scusa, eh, non, la, 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 la. non mi conviene. Sì, sì. Non mi conviene. Sì, cioè, mi dicevi, scusi. Decenza, però, mi raccomando. Guarda, l'appoggiamo, lo no, appoggiamo qua. Guarda eh, non riesco, non la, non dimmi 20, sera. Decenza, ma guardate che cos'è. E poi mi, fa, mi date un'occhiata anche per favore al, all'Angeli del 69? C'hai tu la scheda, Raffa? Vai. Avete due opere così, avete due opere così e non ne approfittate suggeriscici tu il prezzo Io vengo domani in trasmissione comunque 1-2 e la copertina beh posso dirti non tenere la copertina tieni il poker eh beh ma io ti ripeto eh, torniamo un attimo su Rapetti assolutamente che c'è un interesse seppur vago mi pare di capire eh, mi fai vedere un attimo il totale delle quattro cortesemente scusa grazie Amici, sono le quattro opere della Biennale di Venezia, quella in copertina, questo è il libro, Alfredo Rapetti. Non sono le quattro opere che trovi ovunque. L'opera di copertina e le sue tre sorelle. Sono quattro opere. Scusate se sono... Uh, come dire... Se non accetto tutte le vostre offerte quando me ne chiedete una, è già successo tre volte, vero? Sì. Ma io vorrei che andassero insieme. Se le, se le scegli tutte e quattro, ma veramente ti facciamo un prezzo eh, ridicolo, se ne prendi una o due, è chiaro che, eh, ma non tanto per un, una questione economica, è davvero un delitto che le quattro opere si dividano. Hanno fatto la biennale insieme, sono state concepite insieme per la biennale, sono pubblicate tutte e quattro insieme. Sono piccine. Quindi sai, non è che ti sto dicendo oh, prendi i uh, quattro quadri di due metri per un metro e mezzo. No. Ti sto dicendo prendi quattro quadri della biennale, uno di loro pubblicato in copertina, gli altri tre accanto. E prendili insieme. Il prezzo lo facciamo insieme. Tu suggerisci? Noi ti diciamo il nostro, tu suggerisci, ci ritroviamo sicuramente. Ma non le perdere, Alfredo Rapetti così, dai. Poi eh, Diego ha i suoi appunti e fedelmente, eh, devo dire, esegue. Io stesso gli ho detto meno flessibilità per una, flessibilità totale per le quattro. E mi capite, dai, spero che mi capiate. Sarebbe davvero un delitto non prenderle in quattro tutte insieme, no? Sarebbe veramente un delitto. Vabbè. Mi sa che siete andati a nanna. Mm. Mi sa che non ci siete più. Sì. Vero? <ride> Ho questa sensazione. Ho eh, questa eh, sensazione. Eh, ah, scrivono molto. Almeno quello. Facciamo un altro giro? Sì, Lo faccio io? No, no, facciamo Tanto quello l'abbiamo già fatto, no? Sì. No. La prossima diretta serale porto la giacchetta. Tre mi Dici sempre così. Eh, no, no, <ride> allora amici per chi si fosse messo in ascolto oggi, adesso, in questo istante, è mezzanotte 03, giusto? Sì, 05. È me... 05, sì. mi correggono. Sì. Ah, quello è indietro, 05 qualcuno sì, è mi dice. Eh beh, brava. No, tu sei precisa, sai gli orari giusti. Il passativo Esatto. È mezzanotte 05. Oggi è una trasmissione speciale. Abbiamo raccolto una serie di opere e non vorremmo traslocarle, sapete che stiamo cambiando sede, potete immaginare quanto sia dispendioso movimentare delle opere a livello di assicurazioni, imballaggi, trasporti, ma soprattutto le assicurazioni. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto alleggeriamo il carico, facciamo in modo, in qualche trasmissione spot ne abbiamo fatte due a dicembre e una stasera, stop. Facciamo in modo che eh, i nostri amici possano usufruire di prezzi veramente scontatissimi che poi non sono altro che il prezzo già basso di altri investimenti eh, defalcato delle spese che sosteremmo per portare l'opera eh, in sede nuova con le assicurazioni del caso. Insomma, suggerisci tu il prezzo. E attenzione, non è che abbiamo opere qualsiasi. Vediamola insieme. Puoi scegliere eh, un affresco di Paola Romano da Urlo gigantesco. Puoi scegliere un emblema del, del 2004 se non sbaglio. Del 2450x130, di quelli con la tensione, di quelli col pizzicotto. Puoi scegliere un emblema. Del 1962. Puoi ancora scegliere: attenzione a non far danno. Un perilli del 2003? A parete centrale, l'apoteosi. L'apoteosi. Puoi scegliere una Giusetta Fioroni del 2006, Re Rospo, numero 7. E mi stai dicendo, eh beh, ma sai, Giusetta Fioroni, sì, ok, ricercatissima, ma soprattutto le opere storiche, no? Beh, eccola qua, 1969. Il prezzo, fallo tu. Puoi scegliere l'opera principe della mostra di Gastone e Bigi a New York. Opera gigantesca, strapubblicata ovviamente, eh, pubblicata a pagina intera. Eh, che misura ha la New York di Gastone e Bigi? 160%. 160% è un'opera del 2011, eh, proprio eh, l'anno della grande mostra newyorkese eh, presentata al New Museum di New York, curata eh, da Marcia Bentrock. Eccolo qua. E questo è il libro. E qui dentro adesso non la troverò mai, ma c'è la pubblicazione. Queste sono le icone, e voilà. E qua c'è la pubblicazione a piena pagina. E questa attenzione, ben inteso, non è un'opera che è stata pubblicata e basta. Quest'opera viene proprio da New York, è stata esposta e pubblicata. Poi, due delizie. Erano tre, ma una l'avete portata via. Due delizie di bigi più piccine. Quale misure le leggete nella scheda sono piccine piccine assai, impossibili da ricordare. 15 per 10, qualcosa del genere. 19 per 13. 19 per 13 l'iron 337 del 2007. 19 per 13, anche E 19 per 13 anche l'altro. E 19 per 13 anche l'altro. Poi puoi scegliere anche. Un Franco Angeli del 1969. Un Franco Angeli del 69. Vedi te, vedi te, vedi te. È un autoritratto di Franco Angeli con il cane, 1969. Opera storica, opera importante di Franco Angeli. Poi il fuori set che abbiamo aggiunto all'ultimo. E dopo che qui cosa c'era qui che avete confermato? C'era quello bianco, che hai confermato tu. L'hai confermato tu, Le confermato tu, Ah, l'Algardi. L'Algardi, certo. L'hai confermato tu. 24 ah, <ride> certo. <ride> Numero 26. Guardate che cos'è. Eh? Sono stanco, sono stanco, sì. sono stanco. Mi sembra una vita fa quando è stato confermato. Dopo mezzanotte puoi spendere altri soldi, spesi ieri. esatto. Un altro budget. <ride> Hai ragione. Dopo mezzanotte si apre un una nuova giornata. Quindi il budget di ieri si riazzera. Quindi si può ricomprare ancora. Amici, il festa del 1962, intervenite per il festa del 62, mannaggia, manca poco adesso, a parte gli scherzi, ma quando mai vi ricapita di trovare due opere così? Eh, quando mai vi ricapita di trovare un angelo del 69, un festa del 62, il prezzo te lo fai da solo? Dai, adesso bando alle chance, quando mai ti ricarica, eh, sì, ti ricapita scusate, eh, un'opera così di, di Biggi? Quando mai, quando mai ti ricarica? capita un'opera così di bigi e il prezzo te lo fai da solo oggi fai il giro di tutte le gallerie appena chiedono appena si chiede della fioroni ti sparano dei prezzi impossibili e 40 investimenti eh, che sia un'opera recente che sia un'opera eh, storica il prezzo te lo fai da solo e tu esiti se tu esiti vuol dire che non sai prendere i treni giusti, eh, perché esitare oggi, in questo momento, eh, con questa formula è la cosa più sciocca che si possa fare. Hai di fronte eh, la Fioroni storica, hai di fronte eh, la Fioroni più recente, il Perilli, il Perilli al numero 6 solo e abbandonato in uno stuolo di conferme per carità ma lui è solo al numero 6 e il prezzo lo fai tu il prezzo lo fai tu vuol dire che questa non è l'opera eh, per la quale ti chiediamo i soliti e giusti e sacrosanti 5.000 euro 5.500 euro il prezzo fallo tu se stai nei limiti della ragionevolezza l'opera è tua l'opera è tua o meglio o meglio, l'opera diventerà tua se lo vorrai quando la rivedrai a casa. Ora non stai comprando niente. Ora stai facendo una proposta che non è minimamente vincolante. Ora stai solamente dicendo, beh Diego, io quasi quasi a questa cifra a casa me la guardo. Un'altra cifra non ci penso nemmeno, non me la portare neanche perché tanto uh, non mi interessa. Ma dove sono i mercanti? Dove sono i galleristi? Dove sono i galleristi? Dove sono i mercanti? Sai, magari un privato, uh, non conoscendo perfettamente quelli che sono i prezzi, uh, può pensare che sia tutto normale, ma il mercante sa che può offrire quel che gli pare. Per il perilli e non interviene, sa che in questo periodo la fioroni la vogliono tutti e non interviene. Un mercante assennato, un collezionista intelligente, che sa comprare le opere giuste nel momento giusto, trova un bigi così e non lo prende e se lo lascia scappare. Trova un tano festa del 62 e non lo prende in considerazione. Trova un autoritratto di Angeli del 69 e non chiede neanche il prezzo, che tra l'altro eh, può abbassare e rimodellare come meglio crede. Si trova eh, quattro opere che hanno fatto la Biennale di Venezia, con tanto di copertina della Biennale di Venezia e tentenna. Ah, forse ne prendo una. Ah, forse ne prendo due. Ma prendile tutte e quattro, hanno fatto la biennale insieme, sono quattro opere che sono sempre state tutte insieme e te le lasci scappare così, dai, 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 non è possibile, non è possibile, non è possibile. Intervenite, chiamate, eh, chiedete, forza, 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 forza. Oh, non me le chiedete domani, dopodomani, quando vuoi. Si fa stasera. Poi dopo parlerai con la moglie, col marito, con la zia, con la nonna, con il tuo consulente, con chi vuoi tu. Ma intanto blocca, tanto non ti costa niente. Non ti costa nulla. Io dicevo a Tony diceva, tuo marito non è d'accordo, faccio. Tony, <ride> ben più! Eh, Pratico di me ti diceva ieri con i tappeti tuo marito non è d'accordo, lascialo. <ride> Trovatene uno che è d'accordo, c'ha ragione, bravo Tony, ha perfettamente ragione. Complimenti, qua avete spazzolato via la parete dove c'era quel Marchegiani, eh, dai, il Germana, eh, il Mambor sotto, dai. Eh, bravi, 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 ma potete fare molto di più potete fare molto di più potete fare molto di più che delusione per Apetti che delusione per Apetti sapete cogliere le opere giuste sapete cogliere le opere della Biennale di Venezia a questa cifra bah. poi tanto mi chiamate in replica e non c'è, ma tanto la replica di questa non c'è. Uh, potete chiamare, sai, ci, no, vabbè, ci sono le repliche di Facebook, nel senso, no? Ci sono le pubblicazioni. Ci la, la, la pubblicazione, la guardi lì, molti poi chiamano il giorno dopo... E eh, le visualizzazioni salgono sempre di più, eh, dopo due o tre giorni... Tony ha fatto dei numeri pazzeschi. Tony ha fatto dei numeri incredibili, eh, ma... Grazie ancora da parte di Arte Investimenti, da parte di Tony perché il mondo del tappeto vi ha affascinato tantissimo e grazie, di questo siamo veramente contenti. Beh, lui è meraviglioso, Tony è bravissimo, Tony Parvisial. Allora amici, ditemi voi, mancano dieci minuti scarsi? Mancano dieci minuti, scarsi. Avete dieci minuti di tempo eh, per portarvi a casa l'opera giusta. Abbiamo parlato di angeli di festa? E eh, guarda che schifano! Non qualsiasi, ma fatto in collaborazione con Fontana. Questa è una foto famosa di Fontana. Eh, beh, questa è famosissima. Questa è famosissima di Fontana: assolutamente sì. Questa è opera fatta in collaborazione con Fontana, vedete, firma di Schifano, è intervento pittorico di Schifano con una finestra eh, tipica di Schifano, un paesaggio tipico di Schifano e sotto il paesaggio con firma di Franco Fontana. È un'opera unica, ne esiste una al mondo e questa e l'opera proviene dalla galleria di Emilio Mazzoli di Modena. Archiviazione eh, non fondazione Messe lei è Monica Schifano. Monica sì, Schifano. Può andare insieme agli altri non è più lì parete. Non è più, la solitudine del Perilli viene quindi, Quante cose che dici, è confermato il Perilli. <ride> 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 e parla normale pure tu. <ride> Il filosofo ce l'abbiamo. <ride> Diego Macera il filosofo, complimenti per il Perilli. Complimenti per il Perilli, avete fatto benissimo, benissimo, davvero. Dove va? In Veneto sicuramente non sembra farlo adesso. In Veneto, complimenti, complimenti davvero. Per iscritto perché non ho sentito nulla al telefono. Cioè, ormai un Whatsapp è Sì, beh. Sì, appunto, che cavolo mi hai comprato quel centralino? Pure tu. Tutti scrivono sulle messaggine. Però compriamo una cosa di Whatsapp. Sì. Si fa prima. un di Whatsapp. Complimenti per il perilli. Ma lo schifano, ma lo schifano, me lo lasciate qua? Me lo lasciate qua lo schifano. È bellissimo, eh? è veramente interessante. Noi abbiamo sempre chiesto 3.250, se non sbaglio, qualcosa del genere, per un'opera unica, autentica, a quattro mani, proveniente da Mazzoli. Poi non mi fate fare le polemiche che ci sono delle robe che vedo in giro, che pure voi. Scusate il voi generico, perché magari la maggior parte di voi dice non parla con me che non sono tra quelli. Però, mannaggia... Eh, C'è gente che si compra gli schifano pure senza autentica, anche in televisione, senza archiviazione, che poi è il minimo sindacale. L'archiviazione, poi devi vedere se autografo, autentico, vabbè, tutte le storie che sapete bene. Ma mannaggia, almeno con l'archiviazione compratelo. Lo schifano senza archiviazione vale zero, a prescindere, non lo potete ricollocare sul mercato. Ok? Mi raccomando, mi raccomando. Anche che sia un monotipo. Ok, stessa cosa per Berti, stessa cosa per Rotella. Vi comprate Rotella senza lo straccio di un documento e che volete fare? Cose, diciamo. Compratevi un poster, risparmiate soldi. Non è che hai investito 2000 euro perché Rotella di solito costa 12. Hai buttato 2000 euro e non mi farei dire dove. Comprati questo. Ok. Comprati ma tipo, se non, fatti un viaggio. Cioè, se proprio non vuoi investire in arte, ma in maniera così sbagliata, cambia completamente. Sì, sì. Bruciateli, vai al casino sì. e, tu, e punta tutto su un numero e via. E, sì. È meglio. <ride> ma se ti compri il rotella senza archiviazione, il, lo schifano senza archiviazione, hai buttato. hai buttato proprio via dei soldi. Mi raccomando, perché purtroppo tra di voi eh, c'è ancora chi lo fa. Mannaggia, e poi tra parentesi sai cosa fanno perché è successo a noi già due volte, poi venite a piangere da noi? Eh, ah me lo vendi, ah me, e io dico come lo faccio a vendere, non c'è lo straccio di un documento, ma che vuol dire mi hanno dato il certificato della loro galleria? Ah, ma aspetta, è Mazzoli? No, ah vabbè allora sarà Marconi, No. Allora sarà Tornabuoni, allora sarà Contini. No. Allora che ce fai? <ride> sarà Gagosian? No. Eh. Sono quelle, eh. Su, pardono se ne dimentico, ma altre due. Ma di certo... Non so dire. Dai. Oh. Attenti, per cortesia. Ah, i rapetti ci rinuncio, basta, non ne voglio più sapere i rapetti. Me li tengo. Eh beh, ma infatti. Ma il Tano Festa, ma il Franco Angeli eh, sono difficili da scorgere, soprattutto il Franco Angeli, lo possiamo vedere un po' più nei dettagli, per favore? Mentre Diego continua a chattare in perpeto. si è <ride> Perché giustamente magari comprate di nascosto dal marito, dalla moglie, quindi al silenzio, in silenzio, giusto? Sì, è che secondo me dormono casa, non possono parlare Può essere, eh! ma può essere? Guarda, io in questo periodo ho mamma e papà a casa. E eh beh, la sera magari scrivo, uh, certo, non, non è che mi metto al telefono, questo è sicuro. Quanto? Allora, avete 3 minuti per fare l'affare più giusto. Ecco. E in tre minuti voi vi potete prendere un Fester del 62, un Angeli del 69, un bingi direttamente dalla mossa di New York gigantesco e due fioroni. Eh. Vai, mi fermo qua, guarda, mi fermo qua. E il prezzo lo fate voi. Noi vi diciamo il prezzo nostro. È stato già, è stato già Poi è mai stato ascoltiamo le vostre offerte. Cioè, ascoltiamo, già sento, eh no, quello è già andato. Eh, oh, eh, quando vi diciamo sbrigatevi, seconda prenotazione nel caso: sì, sì. gli ultimi botti <ride> intervenite, intervenite, intervenite. Mi raccomando. Mi raccomando davvero, sì, infatti. È vero. Scegliete voi. Adesso io sto zitto, vi faccio vedere che ho. Raffaela e Diego al centralino tutte e due e non ho capito niente di quello che stanno dicendo tutte e due. Quale? Allora, no, 12. Certo, assolutamente, eh, i bigi piccolini, li vediamo, assolutamente sì. Eccoci, abbiamo <ride> richieste dell'ultimo secondo eh, che non riusciamo a gestire, le continueremo a gestire via WhatsApp eh, perché qua abbiamo un minuto di tempo. Eh, giusto il tempo per eh, salutarvi e ringraziarvi per la vostra partecipazione. Saluto Raffaella, che forse non avevo salutato all'inizio della trasmissione, quindi chiedo. Ti avevo salutata? Ecco, saluto il mitico e instancabile, no, stanco, instancabile no perché stanco, ma. Inossidabile Carmelo, eh, Sandra è già andata via, ma la risalutiamo e, e poi c'è Diego che è al telefono con voi. Eh, non ho capito per quale opera, eh, ma forse anche più opere. Bene amici, ci si rivede domani dalle 14 alle 20. Maratona condotta un po' da me, un po' da Francesco Boni, un po' un po' di nuovo da me, un po' di nuovo da lui, faremo un ping pong. Dalle 14 alle 20, il sabato. Eh, grazie per essere stati con noi e non perdetevi domenica mattina con Francesco Boni, classica. Pomeriggio debutto con i dipinti contemporanei di Tony Parvisiar. Grande sorpresa, non parlerà di, di tappeti, ma di dipinti. Grazie, a presto. you